Allora, abbiamo qui questa patch, ad esempio. Non so, dimmi pure così capiscono anche le persone. Praticamente ho creato due sezioni, una dove c'è scritto video section e l'altra audio section, e ora me ne vai anche in feedback. Praticamente dovrebbe rilevare tramite il PixBlob, cioè quell'oggetto che ieri abbiamo visto fare praticamente, diciamo cioè ricavare le coordinate praticamente di X e Y rispetto al movimento davanti a una webcam o una videocamera. E sempre tramite il pix difference che troviamo sopra lì, sopra Ah, pix ok, sì. movement, che poi in una delle tue patch o comunque in diverse patch abbiamo la stessa tipo di funzione. Solo che il tutto è collegato a cosa? All'uscita MIDI di make note e note out Questo 1, qui. esatto, e l'altra invece che prende il secondo canale MIDI, come ti dicevo ieri. Che sarebbe il 17. Esatto, perché 1.16 è il primo canale, poi 2.17, 17.32, Come? 1.16 è il primo canale MIDI, poi dal 17 parte il secondo canale. Non erro. Canale MIDI, sì. Ora, tutto questo invece è poi collegato a una parte audio che ricava praticamente il segnale audio e lo porta come una specie di eco tramite un delay. Nella parte destra dove c'è scritto audio section. E niente, praticamente insomma, la costruzione di sta cosa è che nella possibilità di muovere comunque un'immagine davanti alla webcam ci dovrebbe dare praticamente delle coordinate di X e Y che traduce praticamente in segnali MIDI. Proviamo però, io ti dico, questo l'ho utilizzato interfacciandolo con un programma esterno che leggesse. Occhio soltanto quando attiviamo il segnale di DSP perché potrebbe entrare in feedback. Beh, innanzitutto credo sia inutile perché abbiamo già il controllo sulla finestra del sistema. Beh, io me lo sono creato così, nel senso, siccome ho lavorato Sì, con sì. il PD, quello, diciamo, la versione Sì, precedente. però c'è anche lì Sì? la funzione, c'è il bottoncino in, forse. C'era una voce che dovevi cliccare come un DSP che poi ti permetteva, mi pare che avesse scritto audio qualcosa. Non mi sto. C'erano tre pulsanti, tipo uno o due. E era quello dell'audio che attivava dalla finestra di sistema il DSP, che però si poteva scrivere come hai fatto tu nella patch. Quindi, boh, premo, vediamo. Poi in teoria. Se io metto 0, sì, vedi, Ok. controlla la stessa cosa, quindi boh, può essere utile all'interno della patch, però Sì, anche nel senso no. comunque può essere qualcosa che potresti anche programmare, no? Dici ok, in Sì. quel dato istante staccami l'audio È che e se come un magari messaggio. tu ne usi due contemporaneamente, rischi che vadano in conflitto queste funzioni. Cioè? Cioè, tipo quando tu apri gli esempi, non so, audio. Come per gem, rischi che tu avendo dato uno, poi l'altro invece è già di partenza zero, Ok, perciò sì che non dai il funziona. valore 1 a entrambe o escludi tutte e due dando zero, cioè non puoi controllare separatamente le patch. C'è un altro oggettino, mi pare che sia switch, che quello applicandogli un bottoncino, allora tu escludi quella patch soltanto. Piuttosto che l'altra. Questo non l'ho mai aperto, switch.
ci ho messo anche un load bank, come vedete su. Sì. Che praticamente all'apertura della patch sì. manda già di per sé dei valori, dei bang, cioè dei, un flusso diciamo di valori sì. che praticamente mi va a settare il volume a 0.6 su sì. una scala di 0.1, un altro inlet di numerico che praticamente è collegato a PixBlob e con un altro slider che ha un valore 0.1 che mi serve praticamente a settarlo, quel valore è strategico perché laddove supera l'1 si attiva praticamente il valore di diciamo di flusso audio che può uscire, comunque di come si dice, quando hai la possibilità di avere tipo fino a 0.999 non c'è segnale, superato quel limite comincia a partire il segnale. E questo ti dà la possibilità, vedete, se tu stai fermo davanti alla webcam non c'è movimento, non c'è suono. Ma parli di questo? Sì. Collegato all'inlet destro dell'amplificatore in modo tale da... Però questo non è un amplificatore. È un moltiplicatore. Sì, ok. Che sta andando sulle velocity... Esatto. Mentre gli V-slide sono soltanto a livello grafico per vedere... cosa sta succedendo? Boh, proviamo a farla funzionare. Allora, dov'è la video? Questo? Come mai però non si accende automaticamente? Bisogna attivare la finestra. Create sotto video section. Aspetta un attimo. Video section. Eccolo là. Sì, ok. Perfetto. C'è un delay che di diciamo di 20 punti su 100. Sì. Che è impostato dal load bank. Che è impostato dal load bank. Però questo lo, ovviamente lo puoi lavorare. Sì, come te pare. Ecco, ricordo. Che questi oggettini diciamo si possono premere e servono da bang per determinare già il valore. Ok, quindi c'è il delay che va nel diff, quindi permette appunto di vedere come quello che avevo fatto ieri, esatto. del sovrapporre la sorgente pulita a quella con il ritardo, o meglio differenziarla, cioè creare un... Vabbè, hai messo i separator, giustamente. Separator proprio per sì. far sì che praticamente l'immagine reale sia... Lavoro in corso. E l'immagine reale sia un attimino staccata da... da quella insomma elaborata sì. dalla Pix Delay. Qui all'inizio hai messo la possibilità di ruotare. Sì, ci ho messo questo altro oggettino. Come mai prima? Guarda, perché negli esempi di Gem lo portava quasi all'inizio della catena. Molto spesso mi capita magari di andarlo a mettere in altre parti e magari mi dà errore. Ah sì? No, io l'ho sempre messo dopo. Ma... ma ti sta funzionando adesso? Sto cercando di capire perché ovviamente... Ah sì, sì, funziona comunque. Prova ad abbassare un attimino, non il valore di 15 del Pix Movement. No, così vediamo meglio anche... Allora, Pix Movement, eccolo qua. Eccolo là, così. Ok. Sì, funziona anche prima. No, l'ho sempre tenuto dopo, però... sì, forse dipende anche... Beh, funziona in ogni caso. Non ho capito perché... puoi gestirlo anche a priori.
Ti dico, nel rotate quei parametri x, y e z, lo portava subito dopo la cascata di GMED. Sì, ho visto in alcuni esempi c'è prima, in alcuni altri però dopo. Forse mi è capitato il primo esempio. Dipende dalla funzione che gli si voglia dare. Poi invece ci ho messo quel pixub laggiù. Per, come dire, portare i valori su quel formato. Però anche lì negli esempi ti dicono, specialmente sulle macchine Macintosh, sì, di utilizzarlo. Se il flusso video non ne ha bisogno, come se non fosse niente. Sì. Se invece ne ha bisogno, lo utilizza. Perciò ho detto, proviamo a metterlo, casomai. Sì. No, io non l'ho mai sfruttato, anche su quelli che abbiamo visto ieri. Non l'ho mai inserito, anche perché comunque lavoriamo sempre in RGBA, quindi BlueUV è una cosa... Oddio, prima non c'era, non l'avevo messo. L'hai messo per sicurezza. L'ho messo per sicurezza, sì. Sì, perché poi... comunque portava il fattore che se non gli serve lo salta direttamente. Addirittura mi pare si possa mettere comunque un pulsante d'attivazione. Nel caso in un toggle? Sì, sì, sempre quei quadratini con la X, tipo questi. Sì, però sì. Giustamente se il Mac fa già da scrematura, se serve o no. Però per gli altri, come dire, computer magari è utile il pulsante per decidere di o meno poter... se attivarlo. Ok, poi va nella texture, come si diceva ieri, che è la parte dove convolge il flusso video, e poi, un, poi rettangolo. Un rettangolo settato a 6 e 3, però la possibilità di utilizzare... Sì, poi anche che è quello che c'era nelle due desk, quindi... sfruttare, come dire, la possibilità di ridimensionare l'immagine. Per esempio, mi viene in mente quando parlavamo ieri del translator che va a scatti, ho trovato una buona soluzione lavorare sia con quello che con questo, in modo tale che se tu sconfini leggermente da una superficie dove tu vuoi proiettare, puoi sempre ridimensionare leggermente con quest'altro che è molto più preciso, perché lavora proprio sulla dimensione dell'immagine. Stiamo parlando di... del rettangolo o di qualsiasi altra forma geometrica, perché ce ne sono tante, c'è anche il triangolo, il cubo e quant'altro. Il cubo poi... è molto bello come, sì, sì, come effetto. Sì, ti fa proprio i quattro angoli, cioè comunque anche moltiplicabile, diciamo. Ma ti spezza l'immagine o te la riproietta su quattro... Te la riproietta proprio tutto. Su tutte le facce. Ah, cioè. Aspetta, ora. Sì, questa è la soluzione, diciamo, 2D, il rettangolo. Sì, sì, sì. Poi c'è chi lo dà come imposta come me 4/4, in modo tale che poi quando lavori su questi assi hai forse più equilibrio poi, perché se già gli dai un valore... poi si sposta su quel tipo di formato, però scelte individuali che uno può... Sì, nel senso, poi la bellezza di questo programma è proprio il fatto che ti dà la soluzione più adatta, magari. E insomma è customizzabile. Ma solo una curiosità, queste slider che hai messo colorati, come mai hai scelto questi colori? No, non c'entra quel colore risorgente. Perché pensavo a Blob, che effettivamente avrebbe la possibilità di fare il giallo, il rosso, il verde. No, sono stati solo... casuali, quelli sono stati proprio casuali. Ieri invece... Ieri colori giamaicani, tra l'altro. Ieri sera invece, riaprendo questa patch col nuovo PD che mi hai passato, la versione, diciamo, l'ultima. Sì. E ho avuto problemi con lo slider rosso. Che non dà segnali. Che era praticamente settato a 0,127. Allora praticamente se io facevo portare il flusso audio all'esterno, è come se rimaneva sempre attivo, cioè non andava a decadere come suono. Ho dovuto rimetterlo di nuovo a 1 e recuperare quel valore di 15,78, in modo tale che, come ti dicevo prima, laddove non c'è movimento davanti alla web, comunque non ti muovi,
diciamo, porti il valore quasi a non portare fuori audio. Sì, però in questo caso è solo per capire dove si trova la posizione. Quello sì, il rosso invece è quello proprio che, diciamo, ti dà la possibilità di ascoltare quello che succede nel movimento. Aha. Altrimenti, come dire, beh, adesso... Sì, adesso sei comunque con un valore molto molto basso di... Prima era 15, quindi esatto. Rimposto... Infatti vedi, va a 0,90, 990. Sì. Allora, laddove tu ti muovi scatta più di uno. Muoviti poco? Vabbè, sì. Poco di più? No, sto guardando... però, come dire, adesso che l'hai messo uno, che succede? Che la tua velocity in MIDI non avrà nessun risultato? Perché ha bisogno dei 127? No. No? Me lo porto ugualmente. Ah. Strano. Abbiamo la possibilità di ascoltare qualcosa? Cioè, nel senso, tramite un protocollo MIDI qualcosa, come ieri? Cioè, aprendo un'altra patch e facendo passare il flusso? Proviamo. Allora, i tuoi sono valori MIDI, quindi proviamo... Sì, sì, sì. Con lo Schumann. Allora, abbiamo creato un send MIDI, no? Sì, l'ho chiamato così, in semplicità. Side MIDI, da una patch all'altra. Allora, la velocity. Ah, qua però l'hai divisa. Sì. Praticamente uno va sulle note. Sì. L'altro invece è il parametro che mi prende la velocity. Sì. Tutte e due invece vanno uno su, cioè l'altro, l'ultimo parametro di blob invece va proprio sulla... Beh, io prendo... Però stiamo sentendo già, no? Prendo... Siamo noi? No. Da fuori. Prendo questo, che è quello, diciamo, puro, senza... Uh-huh. Se ci vuole, ma forse hai bisogno del mic note o no? No, io quello che ho fatto non l'ho mai usato, perché comunque il note out accetta sulla porta sinistra già, puoi dare una lista che mi pare si chiami appunto list. Quindi torniamo alla nostra nota. Per caso non è che bisognava tirar fuori da PD proprio un protocollo driver YAC qualcosa? Come? Non è che da PD extended proprio dalla finestra principale bisogna tirar via qualcosa MIDI come settaggio? Dici? Ma di solito funziona lo stesso. No, perché c'entra con gli esterni. Beh, comunque vediamo separatamente. Questo comunque rimane intorno all'1. Qua abbiamo le note.
Strano che non arrivi. Proviamo. Perché magari questo non accetta. Ah sì, vedi. Sì, sì, funziona. Cioè, ovviamente lo legge come frequenza in questo caso, quindi ci vorrebbe l'oggettino M2F, come dicevamo ieri. MIDI to frequency. Sì, perché li ho fatti già che accettano la frequenza e qui la converte. Però stacco momentaneamente questi. Riporto questo più vicino così si capisce. E ficchiamo questo qua. E però lo tiene attivo. Perché non essendo mai a zero, come dire, lo vede sempre... E come facciamo a risolvere una cosa del genere? E dico, ieri ho dovuto utilizzare un gate sul programma esterno, in modo tale che laddove non arrivassero dei valori di dB tali da, insomma, bypassare il gate, me lo azzerava. Scusa, faccio un attimo una prova diversa. Questo lo eliminiamo. No, rimane così. Dunque, che poi inizialmente i valori sono questi. Quindi non arrivano mai a 1. Tu in teoria li moltiplichi per questo valore. Beh, in questo caso probabilmente perché il modulo di sviluppo accetta solo 0,1, credo sia questa la questione. Quindi se io, come dire, metto il selettore numerico, probabilmente già divido quei numeri che hanno una virgola. Eh no, perché li vede comunque. Fammi pensare. Ah, perché è sopra lo zero. Sempre 0,9,9. Proviamo con l'altro. Allora, qua stiamo usando adesso? Stavo cercando di estrapolare le informazioni di il tuo valore che va da 0,9,90. Quindi
Ecco, adesso lo vede. E però mi serve anche quello superiore. Quindi da 0,99 in poi. Mettiamo 2 perché tanto non supera. Ecco che abbiamo... Però non si ferma. È un parametro bastardo. Sì. Cioè, ma in quel caso conviene più mettere tipo un valore della view slide da 0 a 1 oppure mettere un valore che... Secondo me ti conviene ragionare come questo, cioè moltiplicarlo per l'estensione che a te interessa, in questo caso MIDI. Però è strano perché adesso non mi crea neanche nessun bang, mentre prima sì. Non è che dovresti mettere 0,990, no. No, lo 0 non lo vede. Mm-hmm. Possiamo fare 99,1. Il problema è dargli la possibilità di fermarsi come sono, laddove il valore, cioè laddove non ci sia più un'immagine che si muove, si deve fermare. Il suono si dovrebbe fermare da solo. Io invece ho dovuto utilizzare un gate su un programma esterno audio, in modo tale che lui ragionasse con i dB. Allora, laddove il dB non superava tipo i, non so, un certo livello. Esatto. Invece lo vuoi fare già e io vorrei capire perché non riesco a farlo all'interno della patch. Tu praticamente vuoi creare il gate da qua, che è quello che stavo cercando di fare. Però inizialmente si accendevano. Ho visto che si è acceso. Adesso ho detto Eureka. E invece adesso no. Perché? Comunque il minimo. Ma se noi dovessimo, scusa, moltiplicare invece che quel valore per qualcosa di più, non so, cioè, avremmo sempre quel problema? Perché lì praticamente il blob gestisce valori che più o meno vanno da 0,62 a 0,63. Sì, anch'io nel mio l'avevo moltiplicato per portarlo a 127 come hai fatto tu. E infatti mi limitavo a quello. Sì? Così sta andando. No, lo sento dalla cassa. Senta, sì. C'è sempre questa interferenza nel video. Entra un po' nella parte che si sente. Questa. È molto basso nelle casse. Allora, torniamo a noi. No, no, tranquillo. Vediamo invece cosa esce dopo la tua moltiplicazione. Ed escono effettivamente le note. Però sei su un range molto ristretto. Cioè non scende mai sotto il 63, tipo. Vabbè, non importa. Proviamo così, 63, 100.
Perché? Cioè, il discorso è forse, essendo sempre valori con la virgola, uno li accetta come... Scusa, provo un attimo, che a volte... Ecco qua. No. Porca, lo fa e non lo fa. A volte adottavo questo come... Sì. Sì, sì, così va, col change prima. E il change che cosa ci dà di... Credo che, come dire, permetta il flusso numerico di essere suddiviso, come dire, appunto in un flusso e non come una serie di numeri, ma come una specie di appunto flusso. Possibilità di... sì. Cioè, nel senso, i numeri che escono da però... i valori lì passano per change e lui li interpreta come numeri interi? Come un... sì, non proprio interi, ma come una consecutiva variazione. Mentre magari prima, essendo troppo veloce il cambio, essendo avendo degli zeri come dopo, non lo percepisca bene, insomma. Spesso ho trovato questo oggettino prima e mi sono dimenticato di inserirlo. Però anche qua non capisco come mai lo fa solo quando entra nel 63. Beh, gli è dichiarato nel clip 63, no? Come? È dichiarato nel clip 63. Sì, sì, come inferiore, sì. Forse dovremmo a nostra volta dividerlo per note, probabilmente, con il selettore numerico, quindi poi prendere 63, 64, 65, eccetera, se vuoi separare le note. A questo punto però presumo che funziona anche il gate se aggiungiamo lo stesso oggetto. Nonostante il valore basso. Dobbiamo però portarlo fuori. Beh, si funge. Sì, sì. Sì, devi riuscire a separare tutti quei numeri dopo la virgola, altrimenti non capisce perché ragiona solo con 0,1 come gate. E col change ce la facciamo. E col change sembra che funzioni. Poi sai, vai un po' ad esclusione, se no... Solo che vedi, adesso rimane aperto, dovremmo ridurre il campo d'azione. Tipo... Così prende praticamente... Oddio, potremmo ritornare al coso numerico, al selettore. Selettore 099, così abbiamo lo 0 come posizione. A questo punto il change credo sia inutile. Vediamo se lo piglia. No, forse... No, senza change non... No, funziona solo nell'altra modalità. Però... Se vogliamo essere precisi fino all'ultimo. Noi vogliamo essere precisi. 0,99, mettiamo 1.
cioè così abbiamo solamente il bang attivato da 0,99 a un'unità, escludiamo proprio attraverso un centesimo, abbiamo in questo modo qui, però come dire, dovresti dargli un valore 0 d'uscita se vuoi che si ferma quando corrisponde a 0,99, che è la tua base, diciamo, di stop. No, non ti ho seguito molto. Praticamente tu qui hai come minimo valore il 0,990. E in teoria è quello che non dovrebbe emettere suono dopo, no? La velocity non dovrebbe esistere. E quindi qui come uscita magari gli dai uno 0, sempre con l'oggettino quello numerico. Messaggio. Sì. Ovviamente adesso lo vede come bang. Dovresti fare in modo che questa cosa non gli dia niente. E però ne crei un altro clip che invece vada da 1 in su. Anche da 1 a 2. Quindi vedi, quando è sul 990 non fa nulla, perché prende solo ciò che c'è dall'1 in su. In questo caso velocity dovrebbe risultare 0, perché passa solo i numeri superiori. Chiaro. Vedi, sto fermo e non fa più niente. Vabbè, ovviamente forse dobbiamo aumentare un po' la sensibilità. Ma se aumenti la sensibilità poi ti perdi quei valori o no? No, perché è più facile che stando fermo. Cioè, basta un bazzo di ciglia poi. Questa credo sia una soluzione. Potrebbe essere una soluzione per creare. Non so, io mi trovo bene con il clip perché mi permette sempre di sezionare un flusso in maniera più precisa. No, beh, come dicevo ieri. Ecco, ricordati il change, perché magari adesso vediamo nell'aiuto che ci dice, magari ci dà informazioni più precise. Ah, ecco, vedi, lì dà un bang quando c'è effettivamente un'escursione numerica. Cioè, quando invece c'è quel valore fisso, no, non offre nessuna uscita. Vabbè, l'importante è ricordarsi. Boh, non lo so, poi nel dettaglio. No, nel senso, secondo te, no, a visione di questa patch, che cosa porteresti di, boh, vabbè, analizzandola, dici, vado, magari io questo non lo utilizzerei. Beh, come dicevo ieri, tutte queste informazioni potresti chiuderle in una sottopatch, giusto per avere un po' più di pulizia in quello che vedi. Perché tanto le dimensioni qua ce le hai, puoi mettere dei pulsantini che richiamano poi a questo valore. Cioè, tipo, se io metto un bang che poi va a questo e un altro con quello sotto fuori dalla subpatch, so già che con quel pulsante vado ad azionare quel numero senza poterlo subito vedere, ecco. Solo per pulizia. Perché poi sì, sono tutti dettagli che alla fine non ti interessano. Puoi ridurre questa finestra, è una
micro finestra che tanto poi passa i valori all'altro programma che ti interessa a te. Ma tu dici sempre mantenendo nella stessa patch oppure creando una sotto patch come ieri? È meglio chiudere tutto quello che riguarda la Gen Win in una sotto patch. Anche il flusso dati della webcam, sì, puoi veramente ridurla tantissimo. Se vuoi lo possiamo fare. Volentieri. Poi non so. Beh, ovviamente possiamo dire quello che tipo, no, come tu ce l'hai? No, questo qua non. No, questa no. Però no, no, però sto. No, così capiamo se funziona anche su Windows. No, che non sia poi un bug che ho creato io negli altri. Beh, comunque adesso no, mi pare che vada. Mi ha passato a lui. Così no? Se nella cartella mi sembra PD, sempre appena trovata. Purdata. Perciò tu il però perché lo Schumann non lo vede. Vabbè, pazienza. No, siamo anche dentro le altre, no? Sì, sì. Senza problemi. E nei settaggi MIDI tu non lo gestisci proprio. In che senso? Cioè, nel senso i dispositivi di uscita o di ingresso soltanto come moduli esterni. Sì. Altrimenti non li setti proprio. Non li setto in che senso? Internamente? Cioè, nel senso sì, a livello proprio della finestra principale di portata, non li tocchi proprio. Io li tocco solo se devo, sì, selezionare gli esterni, ma se vado internamente no, non mi interessa. Questo dovrebbe funzionare qua. Mm. Come? La camera funziona. No, ci sei. Va. Va però molto diverso da. Infatti l'effetto è proprio. Da come stiamo vedendo adesso. Sembra tipo un negativo. Ah, perché non vede il movement, mi sa. Non è che è il PixUV che gli dà. Ah, giusto, prova a toglierlo. Così. Fai sempre edit. Con la E. Qua. Sì, CTRL E. Lo levo? Sì. E adesso colleghi sempre il gavettino dal Pix Blob. Da qui? No, da Pix Blob? No, quello dell'oggetto Pix Blob. Okay. E lo porti a texture. Devi fare in modo che compaia il cerchietto. Eccolo. Okay. Prova comunque magari a ricreare la. Cosa? Distruggi. Però no, non così. Ah. Devi andare in performance mode. CTRL E. Ah, ok. Ah, vabbè, CTRL. Fai un reset al volo, così. Come di qua, reset. Crea. No. Siamo sempre lì. Però non essendoci questo, i suoi valori hanno una scursione molto diversa. Perché vede la figura praticamente intera. Pensa a te come cambia da sistema operativo un altro. Comunque funziona. Quindi ci puoi giocare. Beh, se aumenti il movement forse riesci a portare quasi a nero l'immagine e mantenere questo, il contorno. Questo qui? Questo? Sì, quello lì è un valore che puoi abbassare. Portalo a zero al volo. Vabbè. Va bene, muoviti. Comunque già.
Però è proprio un effetto di negativo li crea sì, lui. Chissà se c'è scritto qualcosa rispetto. Guarda, se provi ad attivare l'audio, tanto tu c'hai il microfono incorporato. Ma prova semplicemente a salvarla così e riaprirla. Salvo? Sì, sì. Perché secondo me è rimasto lo Juve inserito, anche se l'hai escluso. No, questo è ovviamente no. Sì, devi farlo sempre da... Qua, no? E vabbè, prima apri la patch. E PD DSP1 anche che è uguale a schiacciarlo lì. Cosa? DSP. Aspetta. No, schiaccia. E te lo attiva già. Ah, ok, perfetto. Vediamo se c'è. C'è. Sì. Va. E adesso si vede. Si vede sempre. Come dovrebbe vedersi il movimento? No, no, sempre lo stesso. Come si vedeva prima. Sempre con un negativo. Va bene. Ma spiegami un attimo questa parte dell'audio. Quella è la parte che diciamo ho trovato in internet. Perché tipo io non sento nulla. Ma tu hai un microfono? Un microfonino? Ah, no, è vero. Purtroppo no. Ti do questi? Ma hanno sempre tre bie. Il giacchino ha due poli. Ah no. Eh sì. Ma proviamo. Quella parte lì, da quello che ho visto al volo, senza, non sono andato moltissimo nella questione. Però praticamente dovrebbe prendere un segnale e ritardarlo di 2000 millesimi di secondi o 2 secondi, credo. No, mi sa che non funziona, dai. Ma hai attivato il DSP? Sì, sì, era attivato da prima. Sì. Vabbè. Fa niente. L'importante è che funziona da te. No, no, funziona, funziona. Allora. Stavo provando a vedere, ma lo Uber non c'entra niente con questi valori, che sono Windows. No, ma tanto non è collegato perché. No, cioè, no, potresti... per vedere se lo ricollegavo, ma non c'entra niente. No, certo. No, lo puoi anche togliere proprio, guarda. Cioè selezionalo come esterno, devi farlo come se fosse tipo una selezione. Questo effetto qui sta. È detto che sei in edit mode, cioè? Nella funzione di poter editare quello che c'è dentro. Devi andare in performance mode con la freccina. Control F. Ok. Niente, io mi beccherei sta cosa del change. In che senso? Perché così mi bypassa un attimino una serie di cose. Sì, non so, vuoi che proviamo a vedere come ridurre il tutto a una finestrella? Sì, magari per esempio partiamo, non lo so, se vuoi da Gem e vediamo come poter gestire in maniera più ottimale, graficamente migliore, diciamo, tutta quella serie di informazioni. Sì, beh, allora io adesso dove siamo qua? Pix Video. Ah, per esempio qui non hai messo la possibilità di togliere il render. Il? Sì, l'immagine che mi pare si possa fare con l'int direttamente sul gemed e un pulsante. Quindi se lo faccio... Così tolgo il render. Ah, ok, perciò è... Così puoi escludere. Che è uguale a quello che il tuo modulo hai. Sì, sì, giusto per... Poi vabbè, momentaneamente
dov'è? Chiudiamo la finestra, salvo un attimo, apriamo un nuovo documento. Allora, inserisco il grafico. Ah, un'altra cosa, poi hai detto del grafico subito. Sì. Negli esempi vediamo spesso magari dei grafici che sono dietro come layer rispetto a quello che magari possiamo costruirli. Cioè, se io adesso per esempio su questa patch volessi abbellirlo un pochettino a livello di colori, sì, e dire ok, questa cosa per esempio è verde, questa cosa è blu, questa cosa è gialla, però se io mi creo una cosa del genere me la sovrappone su tutto. No, devi incollare gli oggetti sopra la tavolozza che abbiamo visto. Quindi io adesso... Cioè, nel senso... Vabbè, scusami. Ah no, dimmi. Se io adesso prendo, come abbiamo fatto prima, inserisci una tavolozza, bene, e naturalmente me la precarica in grigio. Allora, no? Intanto devi inserirla all'interno. Nella patch. Apro la subpatch e scelgo una tavolozza e io la metto, diciamo, sui confini che trovo. Allora, se io la sovrappongo al confine rosso, cioè il perimetro, farà in modo che quando la chiudo io perdo il perimetro della subfaccia. Io preferisco sinceramente, se no vedi sta linea grigia. E poi niente, devi come dire, dargli le stesse proprietà di dimensione del che ha la subpatch. Quindi vado sulle proprietà della tavolozza e gli dico in questo caso fammi 200x140 e così ho l'interno grigio, tutto qua. Poi adesso dimmi tu no, che senso... tipo di dimensione dargli. Se io quella lì, adesso abbiamo creato una sub-patch, ok, però se mi creo una tavolozza proprio all'interno della mia patch lì. Qua dentro? No, non lì, proprio nella patch principale. Qua fuori? No. Quale patch? Questa? Questa qui, sì. Sì. Ok, io lì per esempio, se tu fai inserisci tavolozza. Sì. Oh. Praticamente questa è come se fosse il layer numero 3, fai, o numero 2, che mi sovrappone su tutti gli altri. Eh sì, perché devi inserirlo prima di tutto. Quello volevo capire. Nel senso, tutto. Non c'è una possibilità di dire vai come layer dietro? No, non credo. Cioè, io non l'ho mai provato, però ogni volta che inserivo un oggetto, comunque lo inserivo sopra. Perciò è convenevole magari... Metterlo all'inizio. Metterlo proprio all'inizio. Sì. Non credo ci sia questa possibilità, a meno che probabilmente se tu, come dire, conosci i codici, faccio un esempio banale, chiudo momentaneamente questo e gli dico converto questa patch in un testo, tu puoi aprirlo come testo e se conosci il senso di quello che devi fare, quindi in questo caso cerchi la dicitura oggetto tavolozza, probabilmente attraverso questi numeri riesci a capire se sta sotto o sopra, come, però tanto vale farlo giusto all'inizio che beh, correggerlo sì, dopo, come dire. Questo è ecco, un esempio che ieri non ho fatto vedere, ma se conosci esattamente, vedi, trovi l'oggetto make note. Ogni oggetto ha l'OBJ come dicitura. Vabbè, è comodo perché capita magari che incappi negli errori di collegamento. Che ne so, per esempio fai un feedback di bang, pure data crasha, ogni volta che tu apri la patch. Che fai? Apri sotto forma testuale e cerchi di andare a mettere zero o escludere, come dire, i collegamenti nel testo, allora puoi riaprirla e non buttare via magari un mese di lavoro per un semplice bug che hai creato tu, insomma. Escludi l'oggetto che sai che dovrebbe corrispondere a quello che crea il feedback, okay, o il bug. Riapri, magari cambia qualcosa, perché se non conosci bene quel senso
perché poi lui ragiona anche qui per assi, no? Tutte le X, quindi vai in un ordine di posizione degli oggetti all'interno. Questo ti invita anche a essere più preciso poi nella collocazione degli oggetti nella finestra. E vabbè, però riesci a recuperare la pace senza buttare via tutto, ecco. Sì, molto spesso capita, anche magari prendendo qualche patch che trovi su internet, di scaricarla così. Perché se tu non lo scarichi salvandola, si apre proprio nella finestra di internet sotto come questa testo. Forma. E uno dice, ho sbagliato a scaricare. Sul computer vedi come anteprima, tu hai il testo, non hai la patch. Uh-huh. Giustamente, essendo un testo di base, la vedi così. Quindi io consiglio sempre di duplicare la patch, in modo che uno porta nuove cambiamenti all'interno, in modo che sempre qualcosa prima... Parti sempre da una cosa che stava funzionando. Sì, sì, soprattutto. Comunque poi basta che ritorni, togli il testo e scrivi PD e funziona come prima, ecco. E colla. Ad esempio... con la questione degli OSC, quando io ho fatto un modulo e voglio che poi all'interno abbiano tutti i valori diversi, essendo un testo dici cerca la parola, che ne so, MIDI tratto 1 e voglio convertirla in tratto 2, in modo tale che se ho un OSC esterno che controlla, andrà a controllare solo l'1 e il 2 e con un'operazione di 10 secondi cambi tutta la patch, la dicitura interna di quella parola. È molto più facile che entrare negli oggetti e riscrivere tutto. Ecco, la funzione testo ieri non l'avevo elencata, ma è molto comoda quando vuoi cambiare tutti i valori OSC in un colpo solo. Vabbè, comunque devi sapere un pochettino di linguaggio. Ma fondamentalmente, se io per esempio, come avevamo visto ieri, lo slider del volume, adesso qua è scritto questo valore, se tu vuoi aggiungere un 1, e hai però 50 slider di volume, e con questo codice fai prima nel testo dire converti la parola X in Y di tutto e con un bottone hai finito il lavoro. Sì, è più comodo, ecco. Adesso, fortunatamente qui non c'è molto da... Sì, hai solo un controller, però se hai per esempio 8 o 16 canali da gestire perché vuoi, hai una scheda di quel tipo lì, vuoi assegnare ogni valore, fai prima testualmente che aprire ogni singolo slider. Io non l'ho mai fatto, perciò... No, ti dico così per conoscenza, perché poi quando ti intrippi vuoi fare in modo che non ci siano effettivamente bug, soprattutto quando duplichi le patch, è sempre meglio dargli i valori interni diversi, perché sennò rischi che se tu dentro lo slider hai questa dicitura e anche un altro, potenzialmente tu alzi il volume di uno e lo alzi anche dell'altro, e questo è meglio evitarlo. Sì, ecco perché io ho tirato tutte quelle linee in maniera folle, perché preferisco che ognuno abbia la sua direzione e basta, perché con send, return, eccetera, poi diventa un macello. Vabbè, niente, dimmi tu la forma che preferisci. No, va bene, nel senso, se possiamo dare, come, ma naturalmente uno si è fatto una patch, bisognerebbe provare a dargli un attimino una parvenza di gestibilità a livello visivo. Intanto la base l'abbiamo fatta, possiamo sempre modificarla dopo. Adesso mi viene in mente, possiamo includere prima tutta la questione della preview, giusto? Quindi prendiamo... Noi abbiamo creato una sotto patch o una nuova patch proprio? Allora, io ho fatto un nuovo documento e poi ci ho applicato una tavolozza. Il grafico. Ah, il grafico. Che mi permette di trasformarlo in una patch a se stessa, in modo tale che poi io da qui trovo la voce apri file. Dove poi all'interno ho inserito la tavolozza per dargli una base colorata, ecco. Se no vedresti trasparente il retro della page. Ok, quindi per esempio prendo tutta questa sezione che tu hai creato. La copio.
e la metto all'interno della sottopatch. Oddio, vedi? Questo può succedere, quindi ricominciamo da zero, vedi che non l'ho salvato. Mettiamolo. Dov'è il desktop? Scrivania. Ok, allora inserisco il grafico, lo apro, ci inserisco di nuovo la tavolozza. Ok. Oltre, cioè al limite del confine, perché io preferisco per questioni mie. Riguardo... E poi ritorniamo non sul grafico ma su Gem, cioè su quello che hai, diciamo, chiamato Gem adesso? Sì, sono all'interno e adesso gli do le informazioni a tavolozza delle come quantità, di dimensione, come la sua, il suo contenitore, la patch, quindi non più 100 ma 200. Per 140. E così ho... Come si fa sulle proprietà? Come? Come si fa ad andare sulla proprietà? Basta che clicchi sul suo, come dire, quadratino di riferimento, sì, che ti permette poi di muoverlo. E poi trovi le voci di proprietà come qualsiasi altro oggetto, se ce le ha di per sé, insomma. Allora, in questo caso mi ha dato un bug, no? Perché ho copiato e incollato la stessa cosa. Adesso non ho capito perché, ma probabilmente ci sono dei messaggi che vanno in conflitto quando ce ne sono due. Come vi dicevo, la finestra di preview è meglio sempre tenerne una sola per patch. Quindi io posso bypassare la cosa, sì, copiando e incollando, ma una volta che copio chiudo la patch, quella diciamo tua, e incollo qui e vedi, oddio, questa è proprio inaspettata. Allora capiamo perché. Abbiamo rinominato con Colonna, prova su patch. Come va? Proviamo a escludere. Non è che per caso la vuole nella stessa cartella? No, non è una cartella in questo momento di riferimento, nel senso che tu non gli hai associato dei file. Bene, avevo escluso i pulsanti di on-off di GenWind per copiarla. Forse era quello che incollandolo partiva il segnale. Aspetta, hai escluso Create and Destroy? Sì. Si vede che incollandola poi partiva il segnale, boh, in qualche modo creava un bug, presumo, non è che vado per intuizione. D'altronde anche qui ogni volta che c'è un problema cerchi di escludere qualcosa gradatamente finché non capisci cos'è che crea il problema. Vediamo se succede lo stesso qua. Copia. Qua l'ha preso. Ti ha preso anche i pulsanti. Boh, strano, comunque non importa. Adesso me li posso anche recuperare. Thank you.
Va bene. Aspetta, mi sono perso un pochettino. Dì. E allora, abbiamo preso una parte, una porzione della patch, diciamo, della sezione video. Sì. E abbiamo, l'abbiamo ricopiata in una nuova patch. Nella sotto sub patch. Nella sub patch. E cioè la nuova patch tu l'hai chiamata gem.pd. Sì. Poi hai aperto la, di nuovo la patch. No, quello, ho riaperto la tua per copiarmi i pulsanti Okay. Che destroy. E allora adesso qui che c'è da dire? Che tutta questa pappardella possiamo rinchiuderla a sua volta in un'altra sub patch, no? Come quello che abbiamo fatto ieri. Allora, speriamo che non bughi, comunque facciamo questa volta taglia e creiamo una sottopa tipo pd, chiamiamola gem anche questa. Ecco che ho un ulteriore sottopatch e ci incollo quello che non voglio vedere ulteriormente, perché io ho fatto praticamente una prova della subpatch chiamandola appunto pd, sì, dove avevo creato il grafico con la tavolozza grigia, sì, però ho copiato lì dentro la porzione di video, non va lì, va ancora nella sottopatch dentro qua, sì, hai fatto come ho fatto io. Però poi ho pensato, perché far vedere tutta quella roba, tanto non ci interessa, e l'hai ributtata. Creiamo un ulteriore subpatch all'interno in modo tale da avere tutta questa cosa nascosta in questo quadratino pdgem. Allora sempre scrivere pd prima, allora crea una subpatch, diciamo, mignon, dove non hai niente di visibile, hai tutto all'interno. Dunque. Infatti è crashato anche il mio. L'avevi tagliato, sì. Incollato. Forse perché hai lasciato attivi i pulsanti create, destroy. Può essere. Vabbè, così, eh. Magia di XP. Io non lo so, non sto a fare bene questa cosa qui. E per far quella lì devi fare le proprietà, esatto. E sono 200x140. 200x140. Dove devo metterlo? Fai a nulla? No. Vabbè, va bene, uguale. Quest'altra invece? Sì. Quest'altra. Proprietà? No, a nulla. Fai a. No, no, no. Attenzione perché sono due cose differenti. Questa fai su. Questa qui fai non proprietà ma apri file. Mi fa favore che mi sto perdendo. Cioè praticamente non sto riuscendo a fare quella cosa che avevo chiesto prima. Di fare praticamente. Qua, questo... Non lo vedi? Se mi tu... seleziona sempre questo qua. E se tu se non la tavolozza, ma conto là. Eccolo lì. Qua sopra faccio proprietà. Mi dà sempre 240 per. Aspetta, puntalo solo sul quadratino, adesso togliamo la possibilità di selezione totale. Punta al foglio bianco, semplicemente. E cercarsi di trovare il quadratino blu. Qua? Sì, prova a premere. A premere. Ah, premere normale. Ah, aspetta, ma tu non sei dentro. Ho creato il riquadro, poi ho creato il. Allora, CTRL X, tagliamo questo. Ok. Apri la subpatch col destro, apri. E qua inserisci, sì, questo è la. Inserisci. Beh, puoi anche copiare, perché avevo fatto così. Sì, e così te lo metti. Sì, perché lui vede sempre quello che è più grande dietro. Quindi anche se il quadratino è piccolo di selezione dell'oggetto, ma sta sopra qualcos'altro di più ampio, non riesci a individuarlo, ecco. Dunque, di tutte queste cose a te cosa interessa controllare?
tipo le dimensioni che ho visto che hai messo. Sì, dimensioni è chiaramente la possibilità di portare su uno schermo esterno il video. Tu ne hai messe 5, no? Come possibilità. Non ho. Hai messo 5 possibilità di dimensione della finestra. Sì. Le vuoi sfruttare tutte e 5, immagino. Oddio, anche no, perché comunque... Puoi scegliere quelle che di solito usi di più. Esatto. Oppure tenerle tutte, non c'è problema, giusto per capire. Sì, cioè nel senso comunque tendenzialmente sono di base 400x400, se non la 1024x768. Che è un 4 terzi. Queste quali togliamo? Quelle, no, anche no. E questo più grande, sì. Quello più grande per vedere se reggeva su... Penso di sì. Cos'è? Tipo un HD, mi pare. Beh, ma poi se... Il radio. Da 3 valori. Che già possiamo collegare attraverso il Lillet nella sotto pace. Allora, giusto per controllo, vediamo cosa corrisponde a cosa. Allora, il più basso è il 2, quindi sarà il HD. Il più alto è lo 0, quindi il 400x400. Io mi sono perso un po', No, dimmi, scusa, io... No, mi sono perso un po' perché sono rimasto indietro che è crashato e ho dovuto rifare. Allora, io ho escluso quelle due dimensioni che a te non servivano. Sì. Ho ottenuto queste tre, cioè... Tutto questo è in una sottopezza che abbiamo chiamato... Il PDGen l'ho chiamata, sì. Ok. Se vuoi metto Gen Wind, così... No, va bene, era giusto per riseguirti di nuovo... Così sappiamo che appartiene alla finestra di preview. Ok, poi hai messo invece nella... Ho messo un selettore numerico da 0 a 2, perché parte sempre come valore minimo lo 0, questo radio. Mm-hmm. E quindi ha 3, come dire, possibilità. Vedi, 3 pulsanti. Tac, tac, tac. Dove premendone uno esclude gli altri automaticamente e ti colloca nel valore delle dimensioni della finestra che preferisci tu. Quindi selettore numerico, ogni uscita da sinistra a destra tranne l'ultima va a cascata, quindi la prima lo 0 l'ho messa sul 400x400, l'1 sul 1024x768 e il 2 invece sul 1440-900. Ho collegato un Lillet che fa da ponte alla subpatch dal controllo esterno e così il radio mi permette di attivare il formato che preferisco. E quell'oggetto lì non inserisce invece? Questo sì, dici? Sì. Da qua è un radio verticale. Ah, radio verticale, ok. Beh, poi possiamo sempre modificarlo orizzontale con l'estetica che vogliamo, purché abbia sempre all'interno delle proprietà, sotto la voce number, 3, perché ci saranno 3 possibilità in questo caso. Ok, allora adesso mi è uscito a me da PDGem l'inlet. Sì. Ora nel canvas dovrei mettere, cioè il grafico come lo vogliamo chiamare, e il radio. Sì. E radio verticale, orizzontale, insomma come vuoi tu. Poi possiamo sempre ridisporre le cose giusto per estetica della patch. Ok. E basta, la riduzione come l'abbiamo fatta invece? Ridurre praticamente il radio, la proprietà. Sì. Vai all'interno e gli dici 3. Sotto la voce number 3. Ok, caselle. Perfetto. Ok, poi presumo che ti serva anche il reset.
forse no. Beh sì, giusto per allora precauzione. Lo mettiamo sempre con un millet. Ecco, vedi che si muove, lui tiene sempre conto di, cioè la sua, sulla sua parte superiore dell'inlet distribuisce su, come dire, la finestra, gli ingressi, quindi se io questo lo metto a sinistra rispetto all'altro, cambia. Ovviamente la striscetta, il filo è andato a destra, perché l'inlet della selezione di formato è a destra rispetto al reset che sta a sinistra. Per esempio gli inlet non si possono categorizzare tipo inlet 1, 2, 3? No, non ha neanche senso. Forse, però non è che poi c'è comunque l'importanza. Cioè nel senso ragiona comunque sempre da sinistra verso destra. Distribuisce, anzi se tu li sovrapponi vedi cosa succede, che non basta un millimetro più verso destra che lui lo riporta nell'altro senso. Quindi è sempre meglio, giusto per pulizia visiva, tenerli un po' distanti, ecco. Anche così l'importante è capirsi poi che cosa serve, ecco. Dunque, qua come reset ovviamente ci basta un bang, quindi in questo caso un pulsantino di questo tipo. Ecco qua, tu hai dato questi due valori, cioè crea e distruggi. Potremmo o mettere due bang oppure semplicemente un toggle, così capisce che uno è acceso e zero è spento. Quindi che ne so, metto un altro selettore numerico, 0-1. Lo 0, che il primo, va nel destroy e l'1 nel create. Scusate la mia pronuncia inglese. Ovviamente un altro inlet. Ecco, vedi che si sono creati tre porte. Ovviamente questo è a sinistra, quindi così. Io adesso lo collego sperando che non succeda nulla. Salvo. Momentaneamente posso anche chiudere questo e mettermi un toggle nella subpatch. Posso anche chiuderla momentaneamente e vedo solamente gli oggetti che ho inserito all'interno, come abbiamo visto ieri. I fili diventano trasparenti e anche se metti all'interno questa cosa, ad esempio, non la vedi, vede solo gli oggetti, ecco, di controllo. Che succede? Adesso ho la mia piccola patch e in teoria, se io premo questo, si apre la finestra di preview. Quindi tutto sommato sta funzionando. Vabbè, non si vede nulla. Ecco, adesso vediamo che il primo valore del radio era sul quadrato, 400x400, mentre se vado nel secondo, ovviamente dovrei... Dov'è? Qua. È switchato a 1024, mi sembra, no? Sì, e poi il terzo è... 1440. Qua, ad esempio, che succede? Non c'è un passaggio immediato da un formato all'altro, devi ogni volta chiudere la finestra e riaprirla. Vediamo se funziona in questo modo. Allora io faccio un bang, ecco, i bang, diciamo quelli a cerchio, gli stessi programmatori di Pure Data dicono che hanno bisogno di più risorse, quindi si può modificare creandone l'oggetto sempre con CTRL 1 o MELA 1,
e scrivere bene, che ha la stessa identica funzione ma consuma molto meno. Secondo me dovrebbe agire in questo modo, più immediato così. E ridò un bang nel creare, cioè faccio in modo che ogni volta che io premo, vediamo se funziona, però sto andando un po' intuito non essendo il mio settore, no. Devo sempre resettare. Come si può fare questa cosa? Credo sempre di lato di destra. Forse se colleghi il selettore direttamente là. Forse mettendo un 1. Devi solo creare un reset e dimensione. No. Cosa dice qua? Crea reset e dimensione. Ah, vedi. Ho fatto una cazzata. Vabbè. Pensiamoci dopo, non è tanto il problema adesso, anche perché puoi anche deciderlo prima. L'avevo fatto, solo che adesso non mi ricordo come. Però salvo un attimo e ripesco il mio area, giusto così capiamo. Perché? Allora, questo è il formato che entra qui, gli dà le dimensioni. C'entra questo. Perché qua praticamente va a riscrivere ogni volta il valore nella. Forse bisogna dare un, non un bang, ma un F, plot. Nemmeno. Vabbè, come tutte le cose ci verranno in mente in seguito. Ma qui volendo li puoi mettere pure i valori, no? Sì. Tipo... o da qui, oppure apri il file invece di avere le metti qua dentro. Metti un commento. Ah, perfetto. Tipo che okay, questo lo puoi fare anche più grande, diciamo, come pulsante. Sì, sì, sì. E metti per esempio 1024. Quale altro valore ti interessava? Per esempio la questione del border o del menu bar. Sì, quindi basta far uscire con altri inlet questi quadratini. E diventano tutti, diciamo, comandi esterni, sì. Allora, facciamo una cosa saggia per non incasinarci. Scriviamo le corrispondenze sopra, quindi con CTRL 5 o 1005 posso aggiungere un commento e dirgli, che ne so, on, così so quando entro nell'inlet che valore è.
questo reset. Questa è la dimensione. Adesso ci serve un altro inlet per il menu bar, questo non ci interessa più. Ho escluso il pulsante perché lo mettiamo fuori. Quindi adesso ho un'altra porta aperta e ci metto questo. Ecco, adesso sarebbe bene però nominare queste cose da fuori. Però finché non sappiamo quanti oggetti devo inserire, non sappiamo anche se la patch va bene come grandezza. Va bene. Procediamo. Questo del cursore anche? No, anche no. Dici? Volevo mettere. Non so, per completezza della tua patch. Ma anche sì. Allora metto un altro inlet. L'ultimo, adesso stavo vedendo, no? Hai fatto un selettore praticamente per le dimensioni del video. Questo qui? Sì, noi abbiamo messo tre numeri, 0, 1 e 2, sì. Però abbiamo quattro outlet. Gli outlet in questo? Ah, perché è sempre come quello che diciamo ieri, cioè praticamente l'ultimo del selettore butta fuori tutti i numeri esclusi lo 0, 1, okay. 2. Però perciò, in questo caso, nel senso, il ragionamento di cell 0, 1 e 2 è il primo è 0. Sì, sempre lo 0. Ok. Perché se tu al posto di questo radio mettesti, non so, un coso numerico, uno slider, ovviamente se non gli dai il valore a questo che va da 0 a 2, rischi che i numeri vanno oltre e col selettore trattieni comunque quelli che ti interessano. Tipo adesso fa solo queste possibilità, però se vuoi tenere la cosa aperta e sfruttare gli altri numeri in qualche altro modo, puoi farlo, tanto il selettore ti tiene solo quello che ti interessa. Poi vedo il full screen, quindi altro inlet. Togliamo sempre questo e colleghiamo la porta. Qui adesso ne troviamo due perché praticamente non avevo inserito questo nel menu bar. Ne metto un altro per il full. Poi cosa hai messo? Il border, quindi altro inlet. Sì, più ne metti più vedi che la surpaccia comincia a non avere più spazio. Cioè, puoi metterne comunque tante, ma poi tu non riesci più a capire dov'è la porta. Quindi dovresti allungare quella dicitura interna la scrittura che hai. Anche qua ridoppiamo la cosa. Poi hai messo i frame, giustamente. Ecco, io invece quello che avevo fatto area, avevo fatto in modo che a seconda del formato desse già dei frame di riferimento, perché a quanto ho capito, anche se io non mi intendo di video, ogni formato ha i suoi frame, come tipo l'HD va dai 50 ai 60, mentre i 4 terzi dipende, forse 24 frame.
Quindi posso fare in modo già che selezionando la dimensione va automaticamente a dare il valore numerico che mi interessa nei frame. Sempre utilizzando il frame col dollaro variabile? Sì, sì. Cioè, adesso vediamo. Allora, faccio un altro inlet. Sì, poi ci sono delle cose che ci siamo perse. Dimmi, dimmi. No, nel senso, per esempio, ci sono dei simboli che sì. PD utilizza proprio tipo i dollari. Tipo i dollari. Sì. Quello serve praticamente a inviare, come dire, il valore accanto al dollaro nell'oggetto in cui accetta quel tipo di ricezione. Cioè tu non puoi dare un 1 e basta, devi aggiungere il dollaro perché è come una sorta di inizializzazione di valore. A volte trovi un dollaro con lo 0, a volte un dollaro con il 2, dipende dalla funzione dell'oggetto che accoglie quel valore lì. Cioè, nel senso, noi adesso andando ad agire sull'oggetto numerico sopra frame, e naturalmente l'oggetto numerico passa le informazioni a frame con il dollaro con l'1. Sì. E naturalmente quel frame col dollaro con l'1 è variabile rispetto alla variazione del numero. Eh sì. Giusto? Tipo il border, full screen, hanno bisogno sempre di avere un 1 come partenza. Beh, questo lo possiamo togliere e collegare questo. Qua scrivo frame, giusto per capire dove va. E poi mi pare che bene o male abbiamo ricollegato tutto. Se ci vuole un altro pulsante, anzi un valore numerico qui dei frame. Ah, in questo caso c'è l'altro, numero 2, che ci permette, di, a differenza di questo, di dargli anche il colore come gli altri oggetti, è un po' più completo. E collego questo come frame. Adesso devo trovare una disposizione nello spazio più opportuna alle mie esigenze. Magari scrivendo anche che cosa dice. Per esempio, se io qua volessi dare un valore già impostato ai frame, non faccio altro che dargli sempre attraverso questo bang numerico, che ne so, 24 frame, se mi dite che è giusto, per il 4 terzi. Io non lo so, forse più tu. No, scusami, sempre sono 24 frame, no? Per il 4 terzi, dicevi. Sì, dipende da cosa devi fare, non è che dipende solamente dal formato, ovviamente. Dipende anche dal tipo di... Per esempio, nell'NTSC sono 29,7, nel BAL sono 20. Ah, giusto. 20. Beh. Cioè da cinema è 24. Io lo uso come esempio. Io lo uso come esempio. 24. Perché non è che poi. Ok, tu mandi dalla stessa dimensione, sì. Un bang che ti dice ok, settami quei frame, sì, direttamente. Potenzialmente, se io so che mi interessa avere quello di riferimento, frame, io aggiungo un outlet. Oddio, che ho scritto? Outlet. Outlet e collego questo simile frame all'uscita, giusto per esempio, così qua compare l'uscita e io la collego al numero, quindi se io metto 24, okay, 4 terzi già li dà il valore. Senza che stai là ogni volta a cambiare col mouse o con la tastiera. E scusami una cosa, tu adesso hai fatto, ritorna un attimino in PD Gemwind. Questo? Sì. E Dimension gli hai fatto passare il messaggio 24 all'outlet, ma non dovrebbe passare anche da Gemwind? Non ho capito, scusa. Cioè, Demon 1024x768 sì. È collegato al messaggio 24. Sì. Collegato a sua volta ad outlet. Sì. Ora, affinché quei frame siano 24 reali, sì. Non deve passare quel messaggio a Gemwind? Passa perché, essendo un bang a cascata, il 24 va inserito
nel nostro slider numerico che già va nell'oggetto frame $1, cioè qui avevamo messo un inlet per i frame, sì, che è questo che noi possiamo comunque cambiare, però se io imposto questo come valore mi dà automaticamente il 24 che a cascata va all'interno di GemWin perché è collegato qui. È una specie di cerchio, no? No, non mi sono perso sta cosa, nel senso, ok, l'inlet di su, no? È quello e va, bene. Va a dare okay. I frame poi esatti. Poi passiamo al frame con il dollaro, che è la variabile praticamente, sì, che passa poi a GemWin, sì, e della sua catena. Sì. Poi c'è Dimen 1024, sì, che a sua volta va direttamente a GemWin, sì, e allo stesso momento passa anche al messaggio 24 e all'outlet. Sì. Ora, se io nella subpatch schiaccio 1024 nella radio, sì, mi mette automaticamente il 24 come frame. Ma soltanto come visione di numero, non come frame che passa da GemWin. Ah no, glielo dà perché la sua uscita di questo, come vedi, ha un filo connesso all'ultimo nella porta inizio, che poi porta al frame $1. Sì. Ok, sì, sì, è un ponte che in questo caso non crea un feedback perché semplicemente gli dà un messaggio numerico, quindi io posso anche aggiungere, che ne so, i 50 nel caso dell'HD o quindi non so, faccio così e qua vediamo che qual è il terzo, okay, va automaticamente in canale quel valore senza che stai lì ogni volta a tabbanare col mouse. Sì, sono piccole facilitazioni, ecco, se sei in velocità non vuoi. Poi tutto dipende anche esattamente da come esce, dove va. Certo. Però possiamo dargli questi valori. Io te l'ho fatto come esempio e poi. No, io sono rimasto un po' indietro, poi ho detto me lo seguo che conviene. No, no, beh. questo era. Poi non so il 400x400 sì, cosa richiede. Sì, era giusto per tenere una... Io se vuoi li elimino perché sì, tanto... Sì, 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 nel senso comunque bastano quelli. Ma invece per esempio noi abbiamo creato tutto questo e per buttarlo fuori su un'esterna? In che senso? Tipo ho collegato un proiettore. Sì. Voglio che vada direttamente sul second screen. Tu non gli hai dato però questo messaggio? No, non c'è. Gli ho dato un titolo per esempio al mediatator lì, title, sì, che potrebbe essere anche no, di base con un load bang tranquillo. Ah, in teoria quindi dovresti nominare la finestra, ah no, però diventa gem. Allora aspetta, la metto un po' più piccola, com'era? Questo mi pare. Mm. Hai visto che serviva il 440? Hai visto che serviva il 440? Eh beh sì. No, mi pare, non vorrei dire una cavolata, però non è corretta questa dicitura. Poi il titolo. Allora, proprietà. Tu hai messo così. Ah, giusto, perché non gli dai un bang, manca un messaggio. Possiamo fare. Ti interrompo mentre siamo qui. Il load bang funziona anche nelle sottopatch? Il load bang sì, madonna, certo, noi possiamo inserirlo qua dentro. A meno che non vuoi creare un altro inlet dove tutte le load bengate vadano. No, nel senso, io se apro una patch e dico che okay, questa no, no, tu so lo, che lo metti dentro. Ok. Perciò, nel senso, questo finché appaia invece alla finestra gem load bang, cioè load bang my mediatator. Sì, sì. Mi può già apparire. Noi possiamo così scriverlo qui e collocarlo dove vuoi tu. Non mi ricordo com'era la tua, forse
Non so, dimmi tu, lo collego o lo colleghi tu secondo le funzioni che preferisci. No, vai un attimo sul messaggio del titolo. Ah, ok. Beh, per esempio, prendo l'uno, che è già un bang, e in teoria dovrebbe... Neanche, perché? Ecco, vedi, ti dà il nome che hai deciso tu alla finestra. Si ha bisogno di un bang, purtroppo, perché quando tu... Ah no, è dietro. Questa finestra qui non era collegata, cioè dovevi selezionarla manualmente. Sì. Mentre così sappiamo che quando il valore 1 d'accensione della finestra spara un bang direttamente al titolo. Allora non c'è più bisogno di load bang lì? No, perché ogni volta che lo accendi gli dà già il gate. Il messaggio del... Sì. Ok. Sì, poi anch'io avevo messo il nome area, ma uno può mettere quello che vuole, ottenere semplicemente gem. Vabbè. Devi comunque nominarlo assolutamente, un titolo? O può essere anche nullo? Se non c'è, diventa gem, come prima. Se no, per esempio, se gli dai uno spazio... Ah, dici senza titolo? Senza titolo. Proviamo. Ma è vuoto. Ok, allora tu invece però volevi la questione del second screen. E leggevo sempre su questione di PD che non ragiona come, diciamo, un programma normale tipo che second screen e cose varie, ma ragiona con gli offset. Cioè, nel senso, considera questo e poi ciò che c'è di fianco o sopra o... Sì, dove il tuo computer lo colloca. E perciò come ce ne usciamo qua? Dobbiamo sempre mandargli un messaggio di offset rispetto a quello che colleghiamo? Di solito hai sempre un... Adesso vediamo qui come lo dicono loro. No, sul full screen. Vedi, qua ti dice praticamente che con questa funzione decidi di attivarlo nella prima o nella seconda finestra. Ovviamente se è già impostato su full screen, ad esempio 2, cioè come secondo monitor, tu quando apri la patch gli dai apri la finestra, automaticamente te la apre in full screen sul secondo monitor che hai predisposto nel computer. Però ci vuole questo tipo di messaggio qui. Che c'è un reset, un full screen, sì, con la variabile, un crea e un altro uno, non so perché. Sì, loro hanno fatto così, è un po' strano in realtà. Dunque, giusto per comparazione, io vado ad aprire la mia, che mi sembrava un po' più semplice. Vabbè, avevo dirottato, ci avevo convertito un bang in un float in modo tale che poi decidesse se uno o due. No, è più semplice il loro. Vabbè, torniamo nell'aiuto e possiamo incollare questo. Che è un... Cioè tramite messaggio lui funziona tutto? Come? Tramite un messaggio funziona tutto? Sì, perché questi oggetti appunto prevedono la possibilità di inserire più messaggi a cascata, come nel MIDI dai, che ne so, il numero della nota e anche la velocity, lo scrivi tutto in sequenza nella stessa finestrella, insomma, che adesso mi sfugge il nome, messaggio. Dentro il messaggio li puoi mettere più valori e lui automaticamente li vede tutti o li seleziona a seconda dell'ordine, dipende. Sì, è molto comodo. Quindi anche qua, se al posto dei frame ci troviamo nel MIDI, io posso scrivere 32 spazio 127, lui sa che è la nota 32 e il valore di velocity di 127. Mm.
Ma questa è una cosa che non ho notato, penso sia facente parte dell'ultimo PD. Questo qui? Sì. Sì, sì, è una novità. Ecco perché avevo bypassato la cosa con altre operazioni matematiche. Però qui ad esempio c'è... Cioè qui utilizzano, scusa, un messaggio, non un simbolo. Allora, in questo caso vediamo che ci sono tre valori nel radio. Nel radio. E lui con la virgola separa questi tre valori. Probabilmente anche nella dimensione potrebbe funzionare nello stesso modo aggiungendo una virgola dopo il valore numerico. È una mia ipotesi, presumo di sì, però solo che ha bisogno, come dire, qua abbiamo usato il selettore numerico perché è fuori il radio, potremmo fare come loro, mettere questo oggettino numerico che li dà già in pure data. Questo è bello perché puoi arrivare a una soluzione in più modi. Chiaramente poi bisogna valutare quale modo è più leggero rispetto all'altro. Sì, certo. Cerchi sempre di non sovraccaricare la patch. Sì. Basta qua, però ecco, non mi sento di copiarla così perché da il create, che noi ce l'abbiamo già. Dici, rischi di ritrovare lo stesso problema... E soprattutto io qua non ho l'uscita del proiettore vista come secondo schermo, quindi non potremmo neanche testare la cosa. Però so per certo che nel mio modulo funziona, quindi se tu lasci impostato nella memoria secondo screen in full, in modalità full, quando tu accendi la patch anche senza load bang, si accende già con il full nel monitor esterno che tu hai predisposto. Ah, una cosa che non avevo detto, questa è una funzione però che hai all'interno dell'oggetto del pulsante, perché no, questo non è inizializzabile, come mai? Ah, vedi? Qua c'è la voce non inizializzare, cioè vuol dire che ogni volta che tu la accendi rimane su zero praticamente, non ha nessun valore, ma se io dico inizializza e gli dico ok e lascio questa modalità, quando lo salvo poi lo riaccendo e avrò di nuovo la X inserita. Questa è una funzione comoda soprattutto per gli slider, no? O i potenziometri, perché se voglio tenere un volume 60 senza dargli... Io nella patch, se noti, sì, mi ricordo load bank che portava 0,6. In questo caso tu gli dici di inizializzare l'oggetto, ogni volta che si accende senza un load bang ritorna dove tu l'hai salvato. Però se tu l'hai salvato a valore 30 e però ti interessa che l'apertura vada a 35, ti serve load bang che gli dà già quel valore. Load bang salviamolo sempre. Beh sì, è comodo perché ti crei un setting di partenza che vuoi tu, insomma. Però se non hai bisogno di un setting di partenza, vuoi lasciare le cose come le hai lasciate questo tu. Questo funziona sia sui toggle sia sui anche slide. Su questi. Vedi, non inizializzare, vabbè, qua è anche la funzione logaritmo lineare. Tutti gli oggetti visibili hanno questa possibilità, anche qui, tranne i bang, perché non ha senso, è inutile far partire con un bang. Fai prima mettere, sì. Vabbè. Ok, quindi sì, il second screen lo tralascio momentaneamente. Te lo puoi inserire tu, così ti fai il test. No, era per capire se basta dichiararlo oppure se bisogna andare a beccare, diciamo, punto per punto quanto è di offset rispetto al primo screen. Ah, come hai visto prima avevi tre valori,
che puoi ridurre a due perché tu li dici sul primo o sul secondo e non più c'era il reset o create come valore. E così hai solamente un radio da due pulsanti, uno o primo o secondo monitor. E quello, se li dai sulle specifiche, l'inizializzazione chiaramente rimane in quella posizione quando tu riapri la tua patch. Stanchi? Caffettino mi ricorderebbe troppo. Ok, i tecnici sono fuggiti. Dai, facciamoci un break. Facciamo una piccola pausa? Facciamo una pausa. Ok. Va bene. Allora, dove eravamo rimasti? A questa sub-patch. Sì, il processo, come avete visto, richiede un po' di tempo, soprattutto quando... Però fondamentalmente quando noi creiamo una sub-patch, a livello di CPU ne guadagniamo. Sì, meno cose sono visibili. Meglio lavora più, PD. Sì. Quindi anche questo che abbiamo rinchiuso qui dentro sono tutti oggetti che potenzialmente, ma in questo caso no, perché li selezioni una volta sola. Ma se sono processi di calcolo che lavorano costantemente è sempre meglio nasconderli. Ripeto, non ho la certezza matematica che sia questo a migliorare il sistema, però osservando empiricamente la percentuale di CPU mi sono reso conto che migliora, quindi boh, magari qualche programmatore ci dà una risposta più scientifica. Abbiamo anche, no, tra la finestra di principale una misura carico CPU. Qua? Sì. Su media? Ah. Sì, in passato lo usavo, però purtroppo non corrispondeva rispetto a quello del sistema operativo. Aveva sempre qualche valore in più, come adesso va fino a 9, mentre il mio indicatore dice 4%. Ma non ho capito se è una questione di numero differente. Non lo so, anche qui. È un processo aperto di calcolo, quindi non ci conviene tenerlo visibile. Possiamo creare una subpatch e far vedere solo i numeri d'uscita, però chi se ne frega, cioè sono sempre... è un processo in più che diamo nella patch, certo. Quindi non so, è meglio averlo già all'interno del sistema operativo, ecco, che lavori indipendentemente dalla patch. Questo è un consiglio, però ognuno è libero di fare ciò che vuole. Beh, come dire, possiamo riprendere questi oggettini giusto per dargli un ordine. Allora, innanzitutto a livello estetico, no, abbiamo messo la tavolozza. Ricordo che si può cambiare il colore dalle proprietà, non so, metto un rosso, giusto per essere più accattivante, però notiamo nei pulsanti che c'è la porta attivata. Allora, sappiamo che questo, essendo il primo, andiamo a rivedere all'interno. Anche il pulsante si può cambiare il colore, immagino. È l'on-off della preview. Sì, mi sa di... Allora, che succede? Se io apro le proprietà dell'oggetto, adesso io uso questa tecnica, ma ognuno può usare la propria, invia simbolo, ricevi simbolo, che succede? Posso dargli un nome semplicissimo, cioè quello che appartiene all'oggetto stesso, ad esempio gem on, per esempio,
e posso darlo anche come uscita. Il problema è che è lo stesso valore. Che succede? Nel mio campo, che è il settore analogico, io ho dei cavetti, bianco, rosso o nero, rosso. Uno è il negativo, uno è il positivo. Allora, per mia scelta, metto, che ne so, in via simbolo, metto un negativo all'inizio e un più poi nel ricevisimbolo. O il contrario, insomma, ognuno preferisce, però per non entrare in conflitto differenziamo la voce in questo modo. Che succede? Se gli do l'ok, scompaiono le porte e quindi esteticamente è più piacevole anche da vedere. Poi, ad esempio, visto che questo si tratta dell'on-off, o come abbiamo visto ieri, gli scrivi ulteriormente nell'etichetta la sua voce, e quindi c'hai... Ah, ok, lo metti già di fianco. Personalmente però, come dire, questa cosa si può anche evitare nel momento in cui tu... Porca. È rimasto... Ah no, scusa. Perché? Perché entra in conflitto con l'altro quadratino, quindi mi separo leggermente, cancello la scritta e posso usare un'altra tavolozza a fianco e fare un'etichetta nominale, quindi che ne so, ci metto un colore bianco e la faccio delle dimensioni 15 per l'altezza e, che ne so, 40 di larghezza, se mi è sufficiente, e scrivo all'interno la voce. Vabbè, poi puoi decidere le dimensioni e il carattere, quello che preferisci. Poi vabbè, la posizione, quindi a noi serve metterlo un po' più in alto. Cerco di centrarlo manualmente. E ovviamente non basta lo spazio, quindi proviamo con un 80. Insomma, richiede un po' di tempo, però poi abbiamo un'etichetta precisa che ci dice, ecco, troppo grande. Allora, questo lo portiamo un po' più in là. Vabbè, insomma, può anche andare bene. E così sappiamo che accanto al pulsante abbiamo la dicitura di quello a cui serve. E questo si può fare per tutto. Questo, ad esempio, è il reset, quindi posso semplicemente doppiare questo e cambiare la scritta di riferimento. Ovviamente se la voglio centrata dobbiamo cambiare di nuovo i valori. Vabbè, sono questioni estetiche, però giustamente è bello avere una patch pulita e anche carina, insomma, da vedere. Soprattutto se le facciamo per gli altri deve essere intuitiva e quindi avere tutte le voci predisposte. Ecco, per esempio qui sfocia un po' oltre la dimensione. Quindi io sono andato con un commento così. Sono andato con un commento così. Sì, ma si può fare. Ecco, per esempio qua se io riduco la dimensione dell'altezza, noto che c'è il quadrato che evade, allora riduco questo, posso anche metterlo a 10 così non mi dà nessun problema.
di vista, è più piccolino il quadratino, ma si può portare fino a un pixel se la striscia è sottile. Tutto qua. Posso anche attaccarla, essendo incollata dopo il pulsante, in questo caso si sovrappone, no? Come si diceva prima, dipende dall'ordine in cui è stata creata. Esatto, se inserisci prima o dopo quell'altro, però puoi sempre, come dire, diciamo cancellare, tagliarlo, selezionare, per esempio faccio così, lo taglio, seleziono questo, incollo, allora so che questo poi sarà al di sopra dell'altro elemento. Ok. Boh, se vuoi la facciamo tutta a sto punto. Come vuoi tu. Oppure siamo... prosegui come compito per casa, visto che è la tua patch. Però, sinceramente, può essere interessante proseguirla insieme anche per la questione che mi ponevi di blob. Quindi, oddio, adesso però forse non ce la facciamo coi tempi. Nel senso che arrivare a incollare anche le altre. Beh, se no possiamo provare a vedere direttamente senza, chiaramente. Comunque il risultato è più o meno così. Tu hai visibili solo gli oggetti di controllo e basta. Poi a tuo piacimento puoi riempire lo spazio con ulteriori, visto che poi dobbiamo ancora portare dentro la parte di motion blur, eccetera, sempre con l'apertura creiamo delle subpatch giusto per pulire il più possibile gli elementi all'interno. Quindi questa subpatch Genwind la crei per la preview, un'altra per la webcam e via dicendo, come ho fatto nei moduli miei. E basta. Però, ecco, possiamo lavorare anche sulla tua, volendo, senza star qui a rincollare tutto. Come preferisci tu? Come volete voi, nel senso, se vogliamo vedere un attimino questo modulo di blob, vedere se quell'idea che hai avuto è fattibile, perlomeno dare un incipit per dire ok, così si potrebbe forse andare avanti. Allora, salvo momentaneamente questo e apro la tua. Dunque, adesso però non vede la videocamera neanche attraverso il pulsante di dialogo. Niente, proviamo a riavviare il programma. E ancora non la riconosce. Chissà per quale occulto motivo. Ah, ecco, con la creazione della preview la webcam si accende. Dunque, tu hai fatto uscire i valori da qui. Sposto un attimo questo, giusto per capire i fili dove vanno. Dunque, allora, questo è il flusso d'immagine che esce nella finestra. In questo caso, vabbè, la converte. Allora, proviamo a usare solamente un punto con un dito. Forse ti conviene togliere il delay, però. Allora, sul margine inferiore
da questo valore, 0,5 praticamente. Però se io salgo, è veramente piccola come escursione. Provo a usare una penna che è più precisa magari. Sarà voi. Però in effetti non ci serve il blur per il, come dire, il, come si chiama, movement. Nel momento in cui noi vogliamo separare la posizione, non ci interessa captare il movimento. Lo tolgo momentaneamente, giusto per avere più pulizia dell'immagine. Vabbè, qua c'è sempre il pix diff. Sto cercando di vedere quali sono. Però vedi che i valori sono aumentati. Tolgo momentaneamente anche quello. Il different? Sì, sì, per avere l'immagine corretta. Vedi, cambiano tantissimi i valori, quindi. Sì, sì. Questo sì, è proprio questione di centesimi. Ovviamente vede il monitor. Capta anche quello. Niente, dobbiamo riuscire a capire la sua escursione, che qua è veramente centesimale. Infatti il valore 2,5, 2,6, però 2,5 poi varia veramente velocissimamente. Ma va da 500 e 1, cioè 0,501. E se lo mandiamo tipo quei valori di movimento che stai facendo, no? Alla finestra principale con un print. Sì, facciamo prima. Da dove parte questo? Allora, la prima è l'X e poi c'è la Y. Quindi possiamo mettere print X. Ah, giusto. Per te che non conosci questo oggettino ti facilita molto, perché praticamente va a scrivere sulla finestra di sistema il valore
che noi adesso cerchiamo di analizzare. Quindi, ecco, vedi, c'è tutta una specie di stampa, di valori. Adesso non è che ci, come dire, interessa molto fermarli, perché possiamo semplicemente eliminare questo e andare a ricostruire il passaggio che è avvenuto, che ahimè è veramente tosto. Allora, se diciamo che sono valori 501 più o meno, bisogna vedere il più basso e il più alto, forse sono prodotti. Diciamo che il 50 c'è sempre, 0,50. Proviamo a ragionare come hai fatto tu con il MIDI, quindi fermiamo un valore un po' più alto la cosa. Semplice, apro il mio perché è un po' più esteso come valore, quindi prendo il tracker. Allora, ah, quindi i valori li dà uguali indipendentemente se utilizza il tuo o il suo. I sì. Valori sono comunque quelli, coordinate. Sì, solo che io li avevo già convertiti qualcosa di più ottimizzato. L'oggetto Bixblob è sempre lì. E poi lui ha fatto delle altre subpatch, PD Tracker X, Tracker Y e Tracker S. S sarebbe distanza. Non lo so, S l'hai messo per? S è size, size. Cioè ragiona sulla dimensione, quanto sei distante. Sì, cioè sì. Non vede lo spazio, ma vede la dimensione sì. Dell'oggetto. Mm. Allora, secondo me a noi non serve effettivamente la preview, ma ci interessa estrapolare solo i valori. Andiamo a ragionare manualmente, quindi meno 1 è 1. In effetti basta delle proprietà, anche qua meno 1 è 1. Come si può fare a questo punto? Possiamo mettere sempre un clip meno uno. Boh, proviamo a ragionare per quarti per ora, quindi che ne so, fino a zero su quest'asse. So, da 0 a 1. Quindi praticamente dividiamo in due la finestra. Dunque, riapriamo la preview. Questo è l'asse X.
chissà perché, va allo stesso tempo. Ah. Secondo cielo, anche se in teoria non dovrebbe servire, però perché li banga lo sapete insieme? Ok, forse ho capito perché. Probabilmente deve essere meno 1,99, così non hanno lo stesso valore. Niente da fare. Intuizione sbagliata. Io non riesco a descriverlo. No, sto pensando. Allora. Comunque bangano insieme. Però essendo negativo. Ah, ma che cazzo. Non può essere 1,99, ma 0. Adesso manco crea il bang e lo fa insieme. Brutta cosa. Cioè, in buona sostanza, da quello che ho capito è. Sì. Adesso per esempio tu sei lì con la matita, no? Sì. Dovrebbe creare un bang solo quando tu sei lì con la matita. Solo su un filtro, metà di quell'asse, cioè o la metà sinistra o destra, visto che è l'asse X. Senti una cosa, se proviamo invece di Pix Blob il multi blob, ma c'è troppe coordinate forse da gestire, ancora peggio? No, ero curioso di capire se già questo poteva aiutarci. Perché potenzialmente, cioè, se ragioniamo in maniera matematica, le cose dovrebbero essere divise. Perché in multi blob, sì, ti dà praticamente le x, le y, il size, poi c'hai un min x, penso sia un minimo x, minimo y, massimo delle x, massimo delle y nell'area.
però questo nell'uscita dell'oggetto. Mi pare di ricordare, mentre a noi interessa prevedere questa... Guarda, fai una cosa, prova ad aprire un attimo la patch di help di Pix Multiblob. No, video forse, Pix video. Della webcam proprio? Mm-hmm. Sì, eccolo qua. Allora. L'esempio l'hai chiuso? Sì. No, casomai ci avevi due voi. Eh? Casomai avevi due gem win da creare. Se andavi in conflitto. No, l'ho chiuso perché l'ho rincollato. Volevo capire che tipo di valori... Beh, già questo non ci dà granché. Tipo... Perché questi sono valori di uscita. Non possiamo impostarli. Quello che io pensavo è che prima, come dire, di uscire potessimo determinare questi valori di posizione, mentre così sono sempre valori che escono dal multiblob, non è che li metti a priori. Cioè, se ho ricambio... Vabbè, e se tiriamo fuori la subpatch di PD? Questa? Però questo pacchetta quello che riceve dal multiblob e lo fa uscire. Magari... Vediamo un attimo che dice... Nell'inlet, gem list da show, puoi decidere di restringere il campo della grandezza. Però non ti dà una posizione di sorgente. Poi l'esempio che ti offrono è con un file film, quindi magari presumo che se tu hai più file film che vanno e più multiblob, posizionandoli nello spazio diversamente. Però sì, non è una cosa che ci interessa. Non lo so, sarebbe a studiare un po' questa cosa, ma ti dico, prima il discorso del bang non funzionava, magari cambiando dicitura
togliendo il clip e dandogli un range diverso. Forse i numeri erano troppo ristretti perché andava da meno 1 a 1. Estendendo il campo, magari anche l'oggetto clip riesce a prendere meglio, presumo, cioè sono tutte ipotesi. Dico, non l'ho mai fatto, quindi mi metto nei prossimi giorni. No, però è interessante, sicuramente è possibile. È quello che ho provato a fare, però il bang partiva sempre in entrambi i casi, anche se avevo diviso l'estensione da meno 1 a 0, da 0 a 1. Ahimè. Non lo so, però secondo me non è sbagliato come ragionamento. Bisogna solo farli escludere i valori piuttosto che gli altri. Però, come dire, la griglia non ce l'avrai se non, come dice lui, non ti crei tu un file giusto di riferimento. A meno che, come dire, se riuscissimo a estrapolare i valori degli assi divisi in sezioni, idealmente potremmo dirgli, quando scatta il bang di quella posizione, di andare a colorare quel quadrato, no? Come nel programmino che hai visto tu di Max. Quindi più che fare una griglia, creare come dei PNG quadrati che semplicemente attivi o disattivi l'alfa, per esempio, o il colore rosso nel momento in cui tu sei in quella posizione, così visivamente hai un riferimento. Penso che... una specie di filtro davanti... Sì, solo un filtro colore che ti faccia capire dove sei. Allora il bang, oltre a darti un segnale MIDI, ti dà anche un valore di colore nel momento in cui sei in quella posizione, però bisogna riuscire a priori a prendere quella divisione numerica. Io non ti dico, non ci sono mai riuscito. No, guarda, mi hai messo la pulce e ti giuro, ci proverò. No, anche ma poi, non tanto per sfida personale. Vabbè, chiaramente. Una volta stabilito i limiti sopra, sotto, destra, sinistra, poi vabbè, te lo dividi, il valore è sempre... Eh sì, perché se vuoi una griglia da 7 caselle piuttosto che 10, dividi per 7 o per 10. L'importante è trovare gli estremi, insomma. Ma più che gli estremi è dargli... trovare quell'oggetto specifico che permetta di dare un bang di quella, diciamo, estensione. Non capisco come mai... il clip in questo caso non funzioni, però giuro, ci proverò, vi farò sapere. Ci tengo. Vabbè. No, perché se il ragionamento è se Max riesce a farlo, non credo perché PD no. No, infatti, sicuramente è fattibile, però mi posto un quesito di cui io veramente non ho mai preso in considerazione l'utilità. Riconosco che è utile, mi impegnerò a farlo. Se prima o poi andate nel sito e vedete un modulo nuovo, vuol dire che sono riuscito. E vabbè, niente, lasciamo questa cosa più che altro sospeso momentaneamente. Non so, se volete vi faccio vedere normalmente come creo una patch con quei moduli, come dicevate prima. Allora, questa è la mia cosiddetta patch nuova. Ovviamente ho riprodotto il logo del gruppo, però so che questo quadrato bianco, che normalmente ci va un'immagine, in questo caso ci andrà una patch, quindi posso aprire e ho il mio quadrato di riferimento dove inserire i moduli. All'interno c'ho già un'altra. Perché? Perché ovviamente nella finestra principale cercherò di tenere i moduli di controllo che mi servono di più, mentre tipo i translator che non mi interessa vedere li colloco in quella non visibile
e via dicendo. Ce ne sono tantissime, per esempio questa è quella che sto creando per sabato. Ovviamente qua ho solamente il controllo della preview momentaneamente perché l'ho appena iniziata, però ecco che accanto ho una dedicata solo alla webcam più altri tre di, dei moduli di sequenza immagine dove ognuno va sul suo translator. Tutte e due finiscono sul due desk, che è quello che ti permette di avere uno spazio di visione dell'immagine e via dicendo. Qua c'è un modulo, vabbè, che non avete, quello semplice di un'immagine che servirà come maschera per, come dire, separare il palazzo e cercare di non sfociare poi con la proiezione al di fuori, che lo inserisci qua e basta. E niente. Ho preferito mettere un aux in modo tale, come dicevo ieri, di come dire, avere un ingresso audio e avere 6 canali di rotazione che ancora devo decidere dove mettere, però normalmente, che ne so, se vuoi un leggero movimento di zoom in avanti dell'immagine oppure spostarla sull'asse X piuttosto che l'Y, posso dare vari livelli di volume, per dire voltaggio nell'uscita predisposta che poi va ad agire su vari parametri. Ecco, questo è un piccolo esempio. Qua ci sono altri 6 moduli di sequenze immagini, all'interno ovviamente confluiscono in ogni translator. Sembra un casino, però così è abbastanza pulito perché poi la finestra che io vedo è solo questa. Ah, ecco. Posso controllare tutto dal controller, perché una volta che gli do i valori me lo gestisco da me senza bisogno di intervenire con il mouse. E basta. Questo era un piccolo esempio. Comunque... Mica tanto piccolo. No, potenzialmente adesso ne facciamo una brevemente. Quindi, okay. Che ne so... Mi serve, dove sono moduli, beh, per partire ovviamente l'area di preview nel caso del video. La piazzo qui. Un po' piccolo. Poi cosa mi serve? Per esempio lei è per la videocamera. Mi rinfreschi un po' la memoria poi sull'inlet 3, 2, 1. Dove li vedi, scusa? Quelle striscette bianche. Sì, allora io ho usato il singolo inlet per i messaggi o video come questo d'uscita, oppure il doppio l'ho usato per l'audio, in questo caso non è questo, sono tutti da 3, è sempre audio, però per esempio un generator che fa uscire sì un suono, però ha un volume diverso del microfono d'ingresso, diciamo, del computer. L'ho differenziato perché per motivi semplicemente visivi. Ecco, so a priori che qui posso inserire il suono generato da Pure Data, mentre in quello doppio è il suono d'ingresso del computer, audio normale, che normalmente va a toccare, che ne so, i parametri tipo il bianco e nero, che ha bisogno di un impulso. Sì, sono scelte di questo tipo qui. No, era per ricordarmi tipo se accettavano, non so, flussi video o soltanto audio. Allora, se il modulo è video, ovviamente esce solo un influsso video. Se è MIDI, uscirà il MIDI. Ho mantenuto uno semplicemente per lo spessore della linea, perché il 2 e il 3 è più grossa riguardando l'audio.
Beh, dopo lei, che ne so, mi servirà, boh, vogliamo mettere, non so, che tipo di patch facciamo? Non lo so, qualcosa sempre sul movimento, sul... Beh, allora mettiamo il tracker. Cioè, almeno io sono fissato sul movimento. Vabbè, giustamente, ognuno ha il suo interesse. Allora lo posiziono sotto. Chiaro che l'uscita video entra nell'ingresso video del tracker. E la facciamo entrare solo in X in, non in Y in? No, l'ingresso del tracker... Cioè gestisce poi sia gestisce, tutto. Sì, perché il blob è all'interno. Ok. E quindi accetta semplicemente la sorgente. Può essere del video, appunto, della webcam oppure... del file prescelto. Qui giustamente ho le tre uscite X, Y ed S, quindi se il risultato vuole essere audio, mettiamo dei moduli audio. Se invece vogliamo sfruttare il movimento per gestire altri parametri, come volete, rimaniamo sul video, mettiamo l'audio. Beh, testiamoli tutti e due, tanto un po' di tempo ce l'abbiamo ancora. Una cosa interessante potrebbe essere gestire lo spostamento dell'immagine. Ok, allora. C'era anche, stavamo ragionando su sta cosa, la possibilità di muovere addirittura degli oggetti, no? Cioè creare un oggetto tipo un triangolo, un cerchio, sì. E muoverlo magari col tracker stesso rispetto al threshold. Sì, si può fare, solo che non ho ancora preparato i moduli di quel tipo. Però mi sembra ci sia la possibilità. Madonna, certo, sì. Sì, perché come facciamo adesso in questo esempio? Allora, aspetta, mi serve anche il 2desk, se no non vediamo l'uscita. Questo lo inserisco in uno dei due canali. E ovviamente la videocamera deve entrare nel translator. Buono. Potenzialmente potrei mettere un altro translator per giocare sulle differenze. Di spazialità della singola immagine. Vabbè, qua al momento è tutto visibile, quindi attivo la preview. Beh, qua sono impostati i valori che non ci interessano. Ok, ad esempio mettiamo l'uscita X del tracker, manteniamola nell'X del translator, solo che adesso li ho appiccicati troppo. Eccolo qua, era questo. Poi cosa c'era? L'Y, mettiamolo sempre nella Y. E che ne so, il size sulla X. Che succede? Che adesso ho troppo però escursione, quindi questo è come una specie di amplificatore. Allora
permetto, come dire, di estendersi nel minor modo possibile. Anche questo è un amplificatore e anche questo, così un'escursione minore, però ecco, se io aumento un po', basta solo ecco, calibrarsi sulla cosa preferita. Magari giustamente è meglio prendere solo quello che ci interessa. Ecco che già qui risponde molto meglio. Chiaro che la finestra adesso dovrebbe essere molto più grande per vedere dove va a finire la nostra immagine, però fa questo tipo di giochino. Scusami, adesso utilizzando quella famosa finestra a tre lunghe, la tri-LED, certo, possiamo inserirla. Dunque, tac, ah, ecco. E così si chiaro che l'altezza è un po' va ridotta un po'. Però la stessa cosa funziona se inserisci appunto un oggetto geometrico, come dicevi, e lo vuoi muovere nello spazio. In questo caso stiamo muovendo semplicemente il punto di vista della videocamera. Cioè lo vedi detto, muovendosi indietro. Possiamo però quello tracker si chiama quella... sovrapporre un'altra immagine ragionando invece sulla rotazione, quindi riprendiamo l'X e lo mettiamo però nella rotazione X. L'Y side sempre nello Z. E attivando l'altro avrò un altro tipo di gioco. Adesso ci sono tutte e due le immagini. E vabbè, il mondo, come dire, a seconda delle impostazioni che decidiamo, perché per esempio possiamo anche invertire le posizioni del detective e quindi... Poi più separiamo e più moltiplichiamo i moduli, più cose riusciamo a fare. Però già qua è divertente che a un certo punto riesci a sovrapporre tutte e due, ovviamente avendo la pazienza, o aumentando il livello di... Vabbè, ecco un piccolo esempino. Poi, come se per dire... esempio, scusami, se adesso per esempio vogliamo aggiungergli del colore. Sì, beh, guarda, la cosa più facile è riprendere la stessa uscita del tracker, che ne so, l'X, lo spariamo sul rosso della webcam. Ovviamente escludendo il rosso però faciliti gli altri colori, quindi in questo caso è un azzurrino perché essendo dei filtri, oppure aggiungiamo anche, dove sta? Ah scusa, è quello sopra, lo mettiamo sul blu. E già i due filtri agiscono, vabbè, ovviamente uno esclude l'altro. Dunque l'abbiamo messo nel rosso, nel blu,
potremmo eliminare questo, così capiamo i due colori che cavolo fanno. E crea sì, un po' una micro variazione dal viola al blu. Sì, beh, poi vabbè, adesso hai come punto di vista... Cioè tutto questo sempre nel movimento che fai davanti alla webcam? Sì, perché l'uscita del tracker, oltre alle due uscite MIDI, che magari possono più essere utili a te, c'è l'uscita che ragiona come suono. Perché? Perché qui c'è un line, come avevi usato tu, per permettere al flusso di tramutare in segnale audio. Con la tilde. Esatto, line con la tilde. Quindi vedi che ha un ingresso normale, numerico, poi esce con la porta più... Diventa più il sì. Scuretto. Vabbè, il diviso l'ho messo io per una questione di volume, sempre. Però converti il segnale numerico in un segnale audio che poi gli altri moduli possono accettare benissimo, perché ho fatto in modo che ogni modulo si abbia questo tipo di sorgente, di modulazione. Ho prediletto l'audio, ma insomma uno può modificarli, mettere il MIDI, quello che vuole. Chiaramente con l'effetto video che vediamo lì potrei mettere tranquillamente il negativo. Sì, vediamo. Se io metto, che ne so, il size, ad esempio. Come fai a sapere che lì c'è il size? Per conoscenza. No, ci sono 1, 2 e 3 uscite con le tre barrine bianche. Ok. Quindi so in ordine che qua c'è la X, qua c'è la Y e qua c'è la S. Come ti dicevo ieri, per il MIDI non ho fatto uscire il size perché l'ho collocato all'interno come velocity. Dov'è? Outlet, questo qui. Ah, qui ho usato il make note perché mi interessava l'estensione di durata in millisecondi, ma... Scusa, questo monitorino... Allora, questo è sempre il valore che prende, lo converte, lo mette nella lista ed è questo quello del size. Questa uscita qui, che è la terza, entra qui, sempre c'è un clip che li determina l'escursione. L'ho moltiplicato per questo valore in modo tale che poi vada a determinare un più ottimale, una media di 127 insomma, e poi entra nel list che permette di accedere sia la nota che la velocity in un unico flusso. E quel per 1000 sul make note a che ti serve? Questo sono i millisecondi della durata della nota, soprattutto perché io ho fatto questo perché c'è un'uscita MIDI dedicata. Può essere utile soprattutto nei sintetizzatori che la durata della nota abbia un valore nella DSM un po' più ampio, ecco. Ma è sempre una media, può scendere o può salire. Sono millisecondi, quindi 1000 è un secondo soltanto. Sì, sì, sì. E basta, tutto questo potenzialmente lo puoi dirottare dove ti pare. Puoi applicarci moduli audio come abbiamo visto negli esempi, oppure interagire in altri parametri. Per esempio, giusto così, visto che riempiamo lo spazio finale, allora, posso anche eliminare un'immagine. E queste possibilità. Ah, giusto, perché siamo sulla TrioLED.
torniamo a uno, che ne so, vado all'X sull'X del 2desk e già abbiamo un'estensione dell'immagine, metto anche l'Y. Ovviamente con l'inverter puoi capovolgere il lavoro della cosa, no? E fa un po' un gioco più interessante. Tutto qua. Chiaro che poi togliendo questo è più... Vabbè, va un po'... Sembra di stare in alto mare. Effetto onda, no? Sì, sì, sì. D'altronde, essendo un'espressione, come nella modulazione in analogico, crea proprio un flusso pulito, anche perché comunque abbiamo impostato l'inlight in questo caso così. Se io lo mettessi a zero sarebbe molto più scattoso. Vedi? È proprio più diretto. Mentre col glide diventerebbe più fluido. E vabbè. Non so bene se in questo caso accetta anche l'inversione. Proviamo col size, perché è fatto per l'audio esterno, non per... Forse vorrei aumentare l'amplificatore. No. No, non lo prende. Ha bisogno proprio di un audio esterno, ma d'altronde l'ho fatto per le serate, quindi se hai sempre un suono da fuori e verrebbe fuori questo effetto un po' che va a tempo con la musica. Beh, A, B e Q, giusto? Come? A, B e Q sul 2desk. Sì. Allora, il B in questo caso non fa niente perché l'immagine l'abbiamo tenuta una sola alla volta, però se noi buttiamo layer dentro il B, riuscendo a prendere il cerchietto, porca, ah vedi, era troppo dentro. In questo caso avremo la versione normale dell'immagine, che però possiamo fare ad agire diversamente, quindi possiamo sempre ridirottare le cose, magari al contrario, quindi che ne so, l'X sull'Y. E così facciamo un intervento ludico tra le due. Cioè, puoi mettere anche 100 moduli e creare 100 varianti diverse. E siamo al 6% di carico. Qua il 4. Ed è anche aperta la patch. Così sarebbe chiusa. Sì. Ovviamente tutto questo è visibile, quindi questi potenziometri, vedendosi in movimento, influiscono un po'. Se noi mettessimo il tracker nascosto all'interno della patch, avremmo un ulteriore abbassamento della RAM, ma è già bassa di per sé. Ma questa interfaccia qui è quella che utilizzi poi tu realmente? Sì, sì. È proprio questa. Sì, questa, vabbè, l'ho fatta così perché rispetta il logo del movimento a cui appartengo, però sempre con le tavolozze di prima, quindi se io prendo questo è semplicemente un quadrato. Sì. Mi sono creato così un'estetica personalizzata. Sì. Tutto qua. Cioè vedete, è pulitissimo, non si vedono connessioni. No, c'è niente. No, perché per sfortuna esclude sì, sia gli oggetti che i collegamenti. Ancora meglio sarebbe nascondere tutto su un'altra
su pace, magari tenere qui solo dei pulsanti dedicati a quello che effettivamente ci serve controllare in diretta. Quindi, come avete visto sull'altra, guarda, sei questo, potenzialmente non ti serve vedere il monitor, quindi puoi anche fare solo on come bottone e tanti saluti, però devi ricordarti che valore hai messo nel controllo. Mm. Visto la mia pece, invece è un casino. No, ma vabbè, ma hai visto, cioè... Sì, nel senso, se ci lavori, riesci a ridurla... Cioè, voglio dire, io, vabbè, esteticamente aria l'ho fatta così, però anche quello che abbiamo fatto prima... Cioè, scusa, questa qui, potenzialmente, cioè, ti fai una pila di informazioni a sinistra, al centro... Nello stesso modo metti, che ne so, quello della webcam e a destra quello dell'audio in un rettangolino così piccolo, hai risolto tutto quanto. E anche qui dentro, senza avere mille strisce, ti fai un oggetto subpace dedicato per ogni funzione. C'è una cosa, un volo, che manca poco tempo. Sì. Ieri parlavamo dei plugin esterni e tu mi hai detto, ma perché li utilizzi? Io ti ho detto, perché naturalmente hanno un suono interessante. Ora, se io per esempio volessi utilizzare magari qualche plugin o qualche, non lo so, open source, no? E magari c'è un suono particolare, qualcosa, come faccio a prenderlo a richiamarlo in PD, diciamo? Con Jet. Senza aprire però... Ma via MIDI, dici? O il suono proprio come, non so, come oggetto, perché parlavamo di questo oggetto che si chiama plugin con la tilde, mi sa, di PD. Non mi sembra di averlo accennato. Non abbiamo parlato? No. Esiste? Oddio. Cioè, se io faccio un oggetto a me nuovo... Non sia una libreria esterna, non lo so. Così? Sì. Eccola. Ah. Vediamo che dice. Ah, richiama la libreria. E poi dice all LUTSPA plugin libraries will be searched. Sì, infatti, perché nel mio caso non c'è niente di inserito e quindi mi dà che non trova nulla. Beh, giusto per conoscenza, mi pare sia da qui preferenze e tu qua carichi le librerie esterne, fai new e scegli quella che vuoi inserire e poi ci sarà un pulsantino pat, tipo così. E niente, selezioni quello che PureData può accettare e te la inserisce qui dentro come libreria. E te la carica all'inizio. E ogni volta che tu la accendi ci sarà sempre. Questo è proprio il base, non ho mai inserito niente di esterno. Però in questo percorso acquisisci cose accettate da PureData. Che mi pare ci fosse un'altra cosa interessante, giusto per conoscenza. Dunque. C'era questo View Toolkit che vi dicevo ieri, che è più articolato. Allora, programmi. Forse era questo. No.
Oddio. Ah, eccolo qua. Allora. Boh, proviamo il primo. No, mi interessava quello più fatto. Forse non era questo, però allora create, eccolo qua. Questo è veramente interessante soprattutto per il mapping, perché ti permette di modellare con più precisione il tipo di proiezione che fai, addirittura veramente distorgendolo, e quindi poter mandare un flusso video, immagini e quant'altro, creandogli una forma geometrica a tuo piacimento. Volendo anche spezzando la metà, per dire... Scusami. No, è solo un accenno, perché comunque... No, il discorso è noi non volevamo arrivare a una griglia. Cosa del genere. Quello che ti accennavo ieri, però non ha questa funzione nel caso che interessa a te. Questo ti permette solo di capire gli assi dell'immagine che proietti, come vanno collocate. Scusami, la griglia la puoi fare. Ragionando... Cioè, divide il segnale, cioè il video te lo divide in... Adesso non so qua come... perché non l'ho mai aperto, ma... dove si può inserire un'immagine? Load. Sulla destra non c'è un load. Qua? Chissà. Immagino. Ma come ci si è arrivati qua? Come siamo arrivati qua? No, scusami, questa è un'applicazione creata in Pure Data che trovi sul sito. Ah, ok. È una cosa a parte. Però ti permette la gestione, diciamo, tridimensionale, comunque di ragionare sugli assi dell'immagine, dividerla, posizionarla in una migliore ottimizzazione a seconda della superficie dove ma proietti. Ma solo quei controlli, per esempio, pure a metà si può, per esempio... No, solo dove ci sono i cerchietti. Ok, ok. Poi ovviamente la possibilità di toglierli. Ah, è così, sì. Cioè sarebbe da capire come hanno creato questa griglia. Griglia? Ma presumo che sia proprio un file che vede. Guardando la dicitura. Vabbè, insomma, ce n'è da capire. Questo è, sì, è solo un accenno per darvi ulteriori possibilità di utilizzo. Certo. Poi è una cosa tutto sommato abbastanza recente questo che hanno fatto. Ovviamente non è che puoi prendere e copiare questi moduli. Ti dice lui stesso che hai bisogno sempre di inserire qualcosa nella patch tipo questa perché funzioni effettivamente questo tipo di linguaggio, però con la pazienza dovuta si può fare tutto. Insomma, ci si riesce. Vabbè, questo ovviamente è un piccolo esempio e non volevo portarvi fuori strada, però insomma è un'altra possibilità. Tutto qua. Io per esempio con la mia patch, sì,
Posso mettere uno dei tuoi moduli e lavorare con uno dei tuoi moduli? Sì, pure? Madonna. Per esempio, adesso lo riapro un attimo. Se tu potenzialmente vuoi eliminare questa cosa della rotazione, aggiungere il translator, puoi farlo. Ecco, io di solito lo metto sempre dopo la sorgente, però per dire, questo blocco qua lo puoi tranquillamente sostituire con quello, perché all'interno ha già l'oggetto rotativo, in più però in aggiunta è anche quello di posizione. E nel senso, dovrei prendere tutto il modulo e metterlo tra GemEd e PixVideo? Allora, il GemEd e il PixVideo puoi sostituirlo con l'Aid, perché già i parametri, per esempio tu stai utilizzando il movement, il blob lo puoi sostituire col tracker, potenzialmente puoi sostituire tutto, anche perché l'uscita che gli ho dato MIDI secondo me è un po' più precisa, perché la tua ha un'estensione veramente minima, cioè viaggia su delle note, come era qua, int, poi creiamo, cioè da 60 a 63 vuol dire 4 note in tutto nel MIDI. Mentre in quello che ho fatto io è un'estensione di ottava anche, quindi puoi ragionare su molte più note. E con l'amplificatore, come ho visto prima, puoi ridurre questa estensione. E il modulo era? Tracker. Il tracker. Eh sì. Come ti ho fatto vedere prima, più aumenti l'amplificatore, più si estende, quindi l'immagine proprio sballa continuamente. È lo stesso per le note MIDI, vai da un'ottava all'ottava, o dell'ottava ottava, insomma, sembra un gioco di parole. No, l'amplificatore ti serve per ridurre il campo d'azione, ma lo puoi inserire anche qui, semplicemente. Dopo il Pix Blob? Dopo questo valore che tu stai captando, il 0,5, al posto di moltiplicarlo per 127, gli dai un calcolo ideale per sommare più, per ampliare questi numeri, e se li metti uno slider non a fine di se stesso, ma che diminuisca, aumenta questa estensione, lo puoi fare, insomma, tipo sì, o prendi quel modulo che è già fatto o te lo ricrei a tuo piacimento con quel tipo di calcolo. Comunque l'importante è che siamo riusciti, sì, a bloccare, a darti il gate, insomma. No, però magari sti giorni ci provo a mettere un po' dei tuoi moduli fatti, vedere se riesco a tirare un po' di precisione in più. Per esempio qua mi viene da dire, cosa che avevo usato io di là, è che il gate può essere anche evitato di mettere, perché comunque quando tu stai fermo non hai neanche un'uscita note, quindi la stessa uscita della nota puoi dargli un gate come ho fatto io. Non ti ho seguito sto frangente. Cioè la tua sfida era quella di star fermo e non dare valori di uscita, e questo già avviene per le note. Il gate secondo me è una cosa in più, la puoi semplicemente mettere a cascata sulla nota. Cioè ogni nota, come ho fatto io, è un gate, come nell'analogico, quindi c'è un impulso. Ma questo è implementato già nel modulo? No, lo puoi togliere, la stessa uscita delle note lo dai come gate, con un bang ovviamente, che gli dia il valore poi, però senza moltiplicare gli oggetti, sfrutti la stessa uscita e gli dai una direzione diversa.
comunque sì, ah, ecco, allora non era questo l'esempio, però come dire, questa uscita qui che esce dov'è? Dal tracker, ecco, l'uscita MIDI virtuale, perché in realtà il MIDI sarebbe la porta che poi attraverso una scheda MIDI ti permette di far uscire i dati, però usando questa, dov'è? Ah, eccolo qua. Vabbè, non sentiamo nulla, però la stessa può essere... Passa tutto da Schumann che è spento, no? Beh, in questo caso sì, però non è... In ogni caso, questa uscita, se vuoi usare questi moduli, sempre con l'M2F, basta che lo dirotti sia qui che qui, non ti serve dirgli è un gate, è una nota, perché tanto questo modulo, come tutti i pulsantini di Bang, ragionano così sull'impulso, non hai bisogno di riscrivere un altro calcolo. Le enveloper. Sì, vabbè, non l'abbiamo affrontato, però ti permette di creare un inviluppo. Quelli stanno per ADSR, cioè quelli normali, sì, e sustainer. Sì, questo è il PIC. Ah, PIC. Ma comunque all'interno, come tutto, trovi le informazioni di traduzione. Si è usato lettere così semplici, giusto per non avere... No, vabbè, fintanto era ADSR... Troppe era... scritte, il mix, vabbè, se vuoi il suono di sorgente naturale, oppure il volume, per me in analogico sarebbe l'amount. Amount modulation. Vabbè, ho usato questi termini, però li puoi cambiare benissimo. Basta. Bene, sperimenterò. Ah beh sì, cioè mi spiace, perché cosa vuoi, in due pomeriggi è meglio dare più informazioni possibili per poi iniziare da sé che sviluppare una cosa concretamente. Se c'era un giorno in più avevamo più tempo anche di finire la tua. No, vabbè, ma farla bene. Però beh, io sono soddisfatto già della mia. Allora, no, infatti, se sei arrivato già a far quello, allora, ci hai visto, funziona bene. L'unica cosa era pulirla leggermente e renderla più... No, mi stava interessando il fatto che dicevi, cioè, di utilizzare meglio comunque le coordinate, cioè a livello di far uscire più suono, perché comunque l'estensione che gli ho dato adesso erano soltanto 4 note. Sì, mentre col tuo modulo avrei un'estensione molto maggiore, anche superiore alle ottave effettive, ma perché lo Schumann, come ti dicevo, accetta fino a meno 12, che è una cosa che non esiste in fisica, però sono congetture mie. E volevo fare una cosa del genere per gli infrasuoni, che ovviamente con un impianto non puoi neanche sentire, però vabbè. Ma nemmeno con l'orecchio. No, infatti, però se un buon subwoofer, la propagazione a distanza riesce anche a riprodurre delle subfrequenze interessanti. Poi questo è un ragionamento di installazione, non è che ti metti ad ascoltare su un impianto di casa queste cose. No, non ce la fa. No, non ce la fa. Ha un taglio sui 50 Hz di solito, quindi siamo spacciati. Però con un sub almeno verso i 31-30 così riesci ad arrivare. Lo senti più che altro a livello fisico? No, non lo senti con l'udito, lo senti col fisico, è diverso. Fisico. Senti le vibrazioni come un terremoto. Esatto. Beh, questo era il mio interesse. Creare terremoti, no? No, è che quando ho fatto delle ricerche, una mia amica biologa, abbiamo somministrato a delle persone sub frequenze, diciamo, dai 30 ai 100 Hz, piuttosto che le alte dagli 8000 in su, per capire cosa succedeva a livello del cortisolo nel sangue. Vabbè, ma sono argomenti di altro tipo. Cioè, vedi che applicazione. Sì, quello è il mio lavoro, questo invece è più così. Bene.
possiamo concludere qui la diretta. Se vuoi dire a chi è streaming, non lo so, che comunque tutti i mobili sono sul tuo sito. Ah, giusto. Magari uno dice, vada, ma tutto quello che abbiamo visto dove lo recupero? Allora, io qua internet non ce l'ho, ma posso scriverlo sotto forma di testo, l'indirizzo www.d-e-n-s-o.org/, si dice, pure, questa è la pagina diretta per entrare nel sito internet dove scaricare i moduli. Bene. Sono free, no? Tutto free, rigorosamente free. Anzi, cosa importante, se ne fate, volete collaborare con questo stile grafico, ben venga, li caricheremo anche quelli, insomma. Bene. È un progetto aperto anche quello, senza scopo di lucro, mi raccomando. Bene. Adios. Adios.